Buongiorno a tutti, ben ritrovati con una nuova puntata di Sveglia Trieste. Mercoledì 2 dicembre andiamo ad anticipare quella che è la nostra giornata, la nostra mattinata assieme fino alle 10 in diretta proprio con Sveglia Trieste. In questa prima mezz'ora la rassegna stampa con le notizie principali, anche e soprattutto locali, con il quotidiano Il Piccolo, poi i nostri ospiti dalle 7:30 alle 9 sarà qui con noi Marco Vascotto, consigliere comunale di Sgonico per Forza Italia. Dalle 9 alle 10 due ospiti, collegato con noi via Skype Gianfranco De Pinguente di Italia Viva, mentre in studio Marco Prelz della Lega, che saranno dunque assieme nell'ora di diretta dalle 9 alle 10 per un dibattito sui temi più attuali e locali, proprio assieme a loro due andremo a fondo su determinati argomenti. Andiamo ora a leggere la pagina meteo, la situazione generale che leggiamo dal sito dell'ARPA regionale: una depressione sull'Italia interesserà la regione più direttamente tra oggi e domani. Venerdì se ne formerà un'altra sul Mediterraneo occidentale che nel fine settimana convoglierà correnti molto umide e più miti da sud in quota sciroccali al suolo verso le Alpi. Per oggi, mercoledì 2 dicembre, cielo coperto con precipitazioni da moderate ad abbondanti a partire dalla costa, nevicate inizialmente oltre i 200 metri circa, possibili temporaneamente anche su alcune zone della pianura, poi in rialzo a 300-400 metri circa, soffierà bora moderata in pianura da sostenuta forte sulla costa e sarà possibile la formazione di ghiaccio al suolo sul Carso. Temperature minime 2-4 gradi, massime 4-6 gradi centigradi. Per domani, giovedì 3 dicembre, di notte e prima mattina precipitazioni da moderate ad abbondanti con neve oltre i 400 metri circa e possibile ghiaccio al suolo sul Carso. Soffierà bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa. In giornata le precipitazioni tenderanno a cessare, ma il cielo rimarrà nuvoloso o coperto, la bora sarà in attenuazione, con temperature minime previste 3-6 gradi, massime 6-8 gradi centigradi. Leggiamo assieme ora la prima pagina del quotidiano locale Il Piccolo e vediamo i titoli di oggi. Dunque, per il Friuli Venezia Giulia, ospedali mai tanto pieni, record assoluto di letti occupati in terapia intensiva, salgono anche i ricoveri nei reparti a media e bassa intensità. A Udine accessi in tilt e ambulanze in fila, eppure si spera che Roma conceda la zona gialla. I numeri regionali continuano a essere alti, ieri oltre 700 nuovi infetti e soliti 25 morti. Intanto la Croazia vara la stretta, si entra solo con tampone negativo. Poi stop alle ferie fino al 20, rivolta e la Sugi desiste, dietro fronte dei vertici dopo le proteste dei sanitari, prima la sospensione delle ferie comunicata dal direttore generale della Sugi per tutto il personale dell'area emergenza fino al 20 dicembre, il periodo che si annuncia più pesante per quanto riguarda l'impatto della pandemia sui reparti. Poi il dietro fronte seguito alla protesta di operatori sanitari e sindacati triestini e isontini che hanno percepito lo stop come atto poco rispettoso. La fotonotizia: fuoco e panico in un condominio ATER a Valmaura. Ieri l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere un incendio che è divampato in un'area comune del palazzo. I farmacisti restituiscono 6.000 vaccini alla regione, flop dell'antinfluenzale, cedute ai medici di famiglia le dosi di vaccino antinfluenzale in arrivo nelle farmacie del Friuli Venezia Giulia. Trieste salta la festa di Capodanno di piazza, ma io vorrei i fuochi d'artificio. Febbre, niente concorso, ma il TAR le fa riammettere. Aspiranti educatrici con 37,5 vennero escluse dall'Allianz Dom per il concorso che ha avuto luogo proprio all'interno del palazzetto triestino. Pillon sfodera subito l'alabarda, sarà un'unione elastica e di lotta. Ecco il nuovo allenatore. Ieri la presentazione di Beppi Pillon, nuovo allenatore della Triestina, presentazione ufficiale. Noi avevamo sentito l'allenatore il giorno precedente, quando proprio era in sede per la firma sul contratto. Ieri la conferenza stampa proprio ufficiale del suo arrivo. Auto sulla folla, strage a Treviri e poi basta plastica, alberi da salvare. Domani c'è green e blu, gratis con il quotidiano. Questi i principali titoli del Piccolo. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria.
Di nuovo in diretta con Sveglia Trieste per continuare la lettura dei quotidiani. Andiamo sul Messaggero Veneto, 14.000 positivi, intensive sotto pressione, ma la curva comincia a frenare. Gli esperti, il picco forse sarà raggiunto questa settimana. L'emergenza coronavirus, poi verso il nuovo decreto, se si tornerà alla zona gialla mini stretta su bar e negozi, sono ore di attesa per il Friuli Venezia Giulia che attende di sapere in quale fascia di rischio sarà collocata. Nel caso in cui si tornasse in zona gialla, quella con meno restrizioni, scatterebbe comunque una mini stretta su locali e negozi per cercare di evitare il libera tutti che si è visto in altre regioni. Così la pirateria informatica approfitta della pandemia, il taglio alto con questa notizia, il conto dell'IMU, scade il saldo, Covid, le esenzioni. Tutto il pacchetto di scadenze e di categorie escluse dalla TAS lunedì 7 dicembre con l'inserto del Messaggero Veneto. La foto del quotidiano, i medici del pronto soccorso, così non si può lavorare, i vertici della sanità respingono le accuse. Ancora un'occasione per ripensare la montagna. Scrive Niccolò Giraldi, come cambiare? Passato più di un secolo, ma la guerra sul fronte alpino sembra essere lontana dalla retorica dell'armistizio. In questi giorni di profonda incertezza, anche il Friuli Venezia Giulia prepara l'assalto per tentare di tenere in vita l'economia della montagna. Poi, ogni stagione ha i suoi cervelloni, è un altro articolo di commento. Come funziona il test salivare? A pagina 9 parlano gli inventori. La cronaca Udine, chiesa friulana in lutto per Don Bordignon, il prete degli ultimi. Paularo, altri 420 tamponi negativi, oggi tocca alle ultime frazioni. A San Giorgio, addio all'artigiano che realizzava gli yacht. Plastica ancora troppo presente nella nostra vita, è ora di sostituirla. Domani l'inserto Green and Blue. Loris Fortuna, il padre del divorzio, una vita dedicata alle battaglie civili, scomparve 35 anni fa. E questa è la prima pagina del Messaggero Veneto. Andiamo al Corriere della Sera, alla stampa nazionale. Natale, tensione sui divieti, lite nel governo su anziani, sci e seconde case. Piano vaccini, 202 milioni di dosi. Oggi le decisioni sul decreto che entrerà in vigore venerdì. I vescovi, le messe saranno in sicurezza. La nostra anarchia di Stato, scrive Sabino Cassese, centro e periferia nell'articolo di commento, non può essere il paese dei furbi, come uscire dal labirinto, il libro di Veltroni. Ancora, se rispettiamo i limiti a gennaio indice RT a zero, le previsioni del fisico Battiston e poi corsa ai tamponi rapidi, ma i test sono affidabili, le festività e i controlli, in questo articolo a pagina 13. Continuiamo l'intelligenza artificiale dentro l'enigma della vita, biologia, la scoperta di DeepMind, Google, così si piegano le proteine. Dopo 50 anni di dilemmi, svelato l'enigma della vita, cioè il modo in cui si piegano le proteine. Poi la biologia è una svolta epocale da usare per produrre nuovi farmaci, un modello in 3D riprodotto da un sistema di intelligenza artificiale creato da DeepMind, società collegata al colosso Google. Riforma del MES, stop di Berlusconi, numeri a rischio, il voto, Movimento 5 Stelle diviso, esecutivo in ansia sulla riforma del fondo salva stati. La maggioranza non è compatta e fa la conta dei voti. Silvio Berlusconi ha deciso di cambiare rotta e si sfila. Il Movimento 5 Stelle si divide. I fondi e il vero obiettivo, tenersi le mani libere, è il commento sul tema. Il Maritoneta è l'articolo di Massimo Gramellini nella rubrica Il Caffè. Il Fatto Quotidiano. Titolo: Bertolaso e Gallera, nessuno li vuole più. Fine corsa, Umbria e Lombardia meditano di liberarsene. Due stelle cadenti, l'uno gira a titolo personale, l'altro viene scaricato pure da Forza Italia. Intanto i morti del Covid-19 sono 785, ma c'è un forte calo di contagi e ricoveri. Poi i cinque processi dimenticati di Berlusconi, la guerra, in aula parlo io, i guai giudiziari del pregiudicato riabilitato, con il titolo Escort e stragi. Perché digiuniamo, scrive Roberto Saviano, i dati vi smentiscono, invece le firme di Marco Travaglio. 11 anni dopo, la strage di Viareggio arriva in Cassazione.
ma sulle condanne agli ex dirigenti Ferrovie dello Stato potrebbe calare la prescrizione. L'ultimo schiaffo alle 32 vittime. NAS, accuse nel Lazio, molti laboratori privati occultano i positivi alle ASL. Procure all'attacco, Calabria e Sanità, i PM su bond e politici in affari. Caso Film Commission, si indaga su chat e mail della Lega, molte sono state distrutte. Dietro la cacciata, i conti flop e le liti, così Mustier ha perso l'Unicredit. Il più urbanista beccato in un'orgia gay, ma che lockdown, viene raccontato da Leonardo Cohen. E poi tedesco ubriaco uccide un bimbo e tre adulti con il SUV, la strage in Germania. Ancora parla Ligabue, senza pubblico divento loffio e sogno altri live. Il cantante, che chiaramente spera di tornare ai concerti dal vivo e partecipati il prima possibile. La Gazzetta dello Sport, l'Inter è viva, Lukaku devastante, ultimi 90 minuti decisivi, Romelu ne fa due, Conte, siamo una vera squadra, per gli ottavi serve vincere con lo Shakhtar e sperare che Real e Tedeschi non pareggino, Zidane a rischio, ieri girone folle nella, di Champions League per quello che riguarda proprio la, il girone dell'Inter, con risultati che non ci si aspettava, come la sconfitta del Real Madrid contro lo Shakhtar Donetsk e poi la vittoria in rimonta dell'Inter contro il Borussia Mönchengladbach. Andiamo a leggere ancora Juve-Dinamo, Ronaldo con Morata nella notte della frappart, ricorso per i due turni squalifica di Alvaro in campionato. Una gabbia per fermare Haaland, così la Lazio vuole passare. A Dortmund Inzaghi schiererà tre centrali, pericolo principale per la Lazio in Champions League in questo turno contro il Borussia Dortmund è proprio la stella Haaland, giovane del Borussia Dortmund che sta facendo veramente numeri impressionanti. A Ribra invece il titolo per il Milan, lo svedese tenta un recupero lampo, Milan Zlatan scalpita venerdì il test chiave. Ibrahimovic si è infortunato la coscia sinistra il 22 novembre a Napoli. Come il Covid ha influenzato il torneo, virus e gol, già 107 positivi dall'inizio in Serie A, ma poco impatto sulle grandi. Il rompipallone di Gianagnocchi, Formula 1, Hamilton positivo, la Ferrari ha chiesto di metterlo in quarantena per 14 Gran Premi, così magari può arrivare nelle parti alte della griglia. Atalanta in salvo coi danesi, ringrazia il Liverpool, ora con l'Ajax basta il pareggio, rimontato il Midtjylland da Bergamo, finisce 1-1 dopo il vantaggio degli ospiti. L'Atalanta, come detto, ha pareggiato nel gruppo A, Atletico Bayern 1-1, Lokomotiv Salisburgo 1-3, nel gruppo B quello dell'Inter, Borussia Inter 2-3, Shakhtar Real 2-0, nel gruppo C Marsiglia Olympiacos 2-1, Porto Manchester City 0-0, nel gruppo D Atalanta Midtjylland 1-1, Liverpool Ajax 1-1 e via le altre partite di oggi, con la Juventus contro la Dinamo Kiev e nello stesso gruppo, quello gruppo G, il Barcellona contro il Ferencvaros. E queste le partite di oggi che riguarda l'italiana e l'altra nel suo gruppo. Torniamo all'interno del piccolo e andiamo a leggere i titoli della sezione della cronaca di Trieste. La qualità dell'aria nella zona di Servola, cos'è cambiato dopo lo spegnimento dell'area a caldo della Ferriera? Chiusa 8 mesi fa, polveri sottili abbattute del 30% nel rione. Continuo il miglioramento della qualità dell'aria, nella zona è diminuito anche il livello dell'idrocarburo benzopirene. Gruppo di residenti da Di Piazza, un piano per il nostro rione, il documento con richieste e proposte. Escluse dal concorso con febbre, ma il TAR le riammette alla prova. La selezione per 12 posti da educatrice negli asili comunali, di educatore, educatrice negli asili comunali, il 26 agosto scorso all'Allianz Dom. La sentenza del Tribunale amministrativo, l'ente dovrà organizzare un esame supplettivo oppure rifare tutto. I costruttori puntano i fari sulle novità urbanistiche per il piano del centro storico. Il programma invece del network civico, lavoro, ambiente, teatro e periferie nella piattaforma di un'altra città. La maggioranza boccia in aula la commissione sugli appalti, il centrodestra si schiera con gli uffici, soldi buttati, non è competenza nostra. Il Partito Democratico chiede a Grilli l'esito del bando per i senza tetto, l'assessore
risponde, parte a giorni. Tram di Opicina, le due vetture storiche acquistate dal comune al costo di 25.000 euro. Andiamo a vedere la vettura rossa che era ieri in esposizione, in bella vista al capolinea del tram di Opicina a Opicina. Questa, assieme a quella verde in magazzino, sono state comprate dal comune da AMT in liquidazione, AMT che per quota parte fa parte del comune di Trieste. Sono datate 1901 e 1906 e sono giustamente la linea 1 e la linea 6. Si tratta delle storiche vetture della linea tranviaria Trieste-Opicina recentemente acquistate dal comune di Trieste a seguito della liquidazione della AMT. La linea 1 verde si trova in officina per alcune riparazioni. Quella rossa è in bella vista al capolinea di Opicina e oggi è stata protagonista di questo passaggio di proprietà presentato dall'assessore al patrimonio Lorenzo Giorgi. Possiamo aprire il giubbotto perché siamo all'interno, abbiamo parcheggiato il tram. No, no, a parte gli scherzi, questo è un bene dei triestini storicamente, ma adesso è effettivamente un bene dei triestini e del comune, ma soprattutto abbiamo evitato che qualcuno, qualche collezionista potesse portarcela via. Consegneremo queste vetture a Trieste Trasporti, a me piace ricordare come il comune sia proprietario anche delle vetture in servizio. Queste due vetture rappresentano i tram manovranti più vecchi d'Europa. La linea 1 è ferma dall'autunno del 2003 per un guasto elettrico, cui si somma ora la rimozione di alcune parti in amianto. La linea rossa invece è stata ospite dal 1990 al 2002 al Museo Ferroviario ed è stata restaurata nel 2003. Entrambe le vetture sono state regolarmente utilizzate per il servizio di linea fino al 1935. Poi sono state sostituite dalle carrozze bianco-blu. Il loro recente utilizzo, in particolare quella rossa, è stato quasi esclusivamente per funzioni turistiche ed espositive, oltre a qualche comparsa per cerimonie nuziali. Il comune di Trieste ha acquistato le due vetture per 25.000 euro, seguendo minuziosamente la liquidazione di AMT per non farsi sfuggire la possibilità di far permanere sul territorio e sotto la disponibilità patrimoniale del municipio le due storiche carrozze. L'interrogativo ora è sul loro futuro utilizzo. Certo, ironicamente si potrebbe dire che prima l'auspicio è quello di rivedere la linea in funzione con i mezzi, diciamo, più moderni, poi si potrà ragionare su tutto il resto. Indubbiamente diventa un veicolo straordinario di promozione per la città, può essere in servizio solo su una parte della linea, quindi quella dell'altipiano, da Vetta di Scorcola in su. C'è ancora una che non viene quasi mai fuori perché ha qualche piccolo problemino e spero che il comune la metta in ordine perché è molto bella anche quella verde. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale per la situazione di giornata, in particolare con il rischio di gelate che può ancora verificarsi soprattutto sull'altipiano. Buongiorno. Allora, la situazione meteo al momento non ci sono problematiche, nel senso che in città piovigina, mentre sull'altipiano sta portando qualche fiocco dalla Slovenia, ma la situazione è assolutamente tranquilla. Ci sono all'opera i mezzi spargisale e quindi al momento non ci sono criticità da segnalare né sull'altipiano né in città. Volevo segnalare un unico cantiere di lavoro che è stato attivato ieri pomeriggio e che continuerà nella giornata di oggi e forse anche domani, all'altezza di Fabio Severo, all'altezza del Civico 151. È stato fatto un senso unico alternato con dei semafori per uno scavo urgente a Cegas Acqua. C'è praticamente in salita c'è uno spostamento di corsia, dalla corsia diciamo così che va in salita verso l'università ci si sposta nell'altra corsia e quindi è regolato, questo tratto è regolato da dei semafori della ditta. Altre cose non ci sono. Bene, grazie allora, una buona giornata e un buon lavoro. Grazie, buongiorno a tutti. Proseguiamo con le notizie del piccolo che richiamano proprio quanto detto poco fa sulla situazione meteo. Bora, pioggia e neve in Carso, due giorni di grande freddo, allerta della Protezione Civile. Diagnosi meteo, bora scura a Trieste, stato di allerta color giallo.
sia pure senza livelli di criticità idrogeologica e idraulica. Descrizione del fenomeno: piogge abbondanti, borrata sostenuta forte, neve in carso, gelicidio, ghiaccio al suolo. Quindi la sala operativa della Protezione Civile raccomanda a livello regionale attenzione massima con vigilanza sul territorio, eventuali misure di pronto intervento e attivazione dei piani neve. Precisa sul bollettino diffuso ieri pomeriggio che a partire dall'odierna mattinata e dalla costa sono previste precipitazioni via via più diffuse, da moderate ad abbondanti, fino a domani mattina. La causa, dopo una serie di giornate fresche e soleggiate, è un fronte freddo atlantico entrato sul Mediterraneo che genera una depressione che si farà sentire soprattutto oggi e domani. Intanto mi comunicano prima neve sul Carso, quindi ci si potrà aspettare eventualmente un paesaggio leggermente bianco, soprattutto nelle prime ore del mattino. Andiamo a leggere avanti le altre notizie. Capodanno senza festa in piazza, ma resta in piedi l'ipotesi fuochi. Le decisioni del municipio: Roberto Di Piazza non scarta ancora l'idea dello spettacolo pirotecnico a mezzanotte. Spero sarà possibile ammirare lo show insieme sulle rive, seppur distanziati. Aboliti di sicuro cenoni ed eventi in discoteca, previsto un concerto al Verdi senza il pubblico. Di spalla, dopo alberi, luci e stella cometa, arriva il presepe, l'allestimento del presepe in Piazza Unità d'Italia. Giornata mondiale, in calo i nuovi malati di AIDS, ma la guardia va tenuta alta. L'impegno di Esugi è comune per portare avanti la cultura della prevenzione. In troppi si sottopongono al test quando hanno già i primi sintomi. Lista futura: no di Bandelli e De Gioia al trasloco della piscina terapeutica. Gli esponenti della Civica bocciano l'opzione Porto Vecchio e reclamano investimenti per trasformare la Sacchetta in un polo turistico. Ieri una conferenza sul posto. Fuoco nel condominio Ater a Valmaura, decine di famiglie in strada con i bambini, l'incendio in un vano tecnico, non si esclude di origine dolosa. Nello stesso comprensorio altri roghi sospetti in passato. Queste le immagini dell'intervento dei vigili del fuoco, presente anche l'autoambulanza, per aiutare le persone sfollate e chiaramente mettere in sicurezza i punti dove si è scatenato il fuoco. Arrivano da Udine per vendere quadri, sono stati fermati e multati due giovani. Palazzo Pericolante, pompieri in via Felice Venezian, sopralluogo per la verifica dei solai. C'è l'inserto, c'è l'inserto degli animali, biscotti fatti in casa, pensiero di San Nicolò nel giro di 70 minuti, una delizia per Fido. E poi il dog calendario dell'avvento regala ossicini in pelle e caramelle. Ancora cronaca, il caso a Raute, cadavere mummificato all'ex polveriera, macabra scoperta nell'area un tempo dell'esercito, il corpo lì evidentemente da mesi era disteso. Indagano i carabinieri, l'identità è un rebus per il momento, ricerche sui registri delle persone scomparse. La polemica Muggia, più bagni pubblici, e Marzi stronca Forza Italia sono stati già posizionati. Mentre Trieste si è dotata di alcuni WC chimici e da 10 giorni ha invitato i locali aperti per asporto a lasciare usare i propri bagni, Muggia è in una situazione imbarazzante. In tutto il comune c'è un unico bagno pubblico nella stazione comunale degli autobus, aperto solo nei feriali fino alle 14. Queste le parole di Andrea Mariucci e Marco Barelli del Circolo Muggesano di Forza Italia. Ai pochi bar muggesani rimasti aperti per asporto hanno proseguito, sono state date informazioni vaghe e contraddittorie, con l'insinuazione che far usare il bagno ai clienti possa portare una cospicua multa. Replica però il sindaco di Muggia, Laura Marzi. Due bagni chimici sono a disposizione già da lunedì 30 novembre ed è imbarazzante che il Circolo Muggesano di Forza Italia non se ne sia accorto e che altresì da questa totale disattenzione nei confronti della propria città abbia pure sollevato una polemica. Poi ancora, siamo a un altro argomento, l'associazione Prosecar con la DOC Prosecco, opportunità di sviluppo, le parole del presidente Stocca. Gombac lascia il vertice della trasparenza e anticipa la sfiducia, il caso commissione a Sandorligo. Torniamo alle notizie principali.
del quotidiano, quelle delle prime pagine del piccolo, l'Istituto Superiore di Sanità, l'epidemia durerà un anno e mezzo, c'è l'impennata dei morti a nord, più 75%, questi dati esposti ieri, DPCM in biligo, i ricongiungimenti con figli e partner durante le feste, Conte respinge le richieste di apertura delle regioni, pericolo contagi, troppi disaccordi e il decreto è in alto mare alla vigilia della scadenza. Natale blindato e niente sci, resta il coprifuoco alle 22, ristoranti e bar chiusi per intere giornate del 25, 26 e 31 dicembre. Confermato anche il divieto di spostamento tra le regioni, fasce gialle comprese, evitiamo di scrivere norme oggetto poi delle più svariate interpretazioni, ha detto il ministro degli affari regionali Boccia. Il caso del vaccino, ecco il piano rischio falsa partenza, e qua le voci arrivano da Roma. Le misure invece in arrivo, l'anticipazione parla di spostamenti con regioni chiuse dal 20 dicembre, si passa solo per tornare a casa, niente sci e quarantena, niente sci e quarantena se si torna dall'estero per quanto riguarda le vacanze e poi i cenoni sono sconsigliati tra chi non è convivente. Gli assembramenti, azzerata la vita notturna almeno fino alla Befana, per le celebrazioni la messa di mezzanotte anticipata tra le 20 e le 21 e per la scuola si discute sulla riapertura, ipotesi il 14 di dicembre. Impennata dei ricoveri in terapia intensiva, 62 in regione, non sono mai stati così tanti, saliti anche pazienti nei reparti a media e bassa intensità, contagi a quota 736, attesa per il verdetto di Roma sulla zona gialla. Federica studia un'ordinanza soft. Mi permetto di aggiungere un dato. Ci sono stati ieri, se non ricordo male, e se poi magari lo trovo anche dal quotidiano, lo integro, 740, sì, c'è scritto, 740 guariti in più, quindi forse per una delle prime volte, se i contagi di ieri sono stati 736, ma i guariti sono stati, dove era il dato, qui 740, per una volta si è andati in positivo fra chi ha contratto nuovamente o anche poi c'è tutto il discorso dei tamponi ripetuti, la positività al test, dall'altro c'è chi invece, 740 persone, dalla positività ne è uscito ed è tornato negativo, e questo è un dato che però vogliamo leggere con un determinato ottimismo. Soprattutto per il futuro. Vaccini ancora introvabili e i farmacisti restituiscono 6.000 dosi alla sanità, è l'ennesimo articolo che leggiamo dal piccolo. Ancora per quanto riguarda la situazione regionale, stop alle ferie fino al 20, ma la rivolta del personale obbliga Suggi al dietro fronte. Tutto per il momento per quanto concerne il quotidiano locale Il Piccolo, vedremo altre pagine durante la mattinata. Breve. Di nuovo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia di Marco Vascotto di Forza Italia nel comune di Sgonico. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a tutti. Dunque, abbiamo letto come ci siano delle anticipazioni su quello che sarà poi il DPCM prossimo a entrare in vigore, soprattutto vuole essere un pacchetto di norme per evitare che durante le festività ci siano situazioni fuori controllo, da un lato per gli assembramenti, per la possibilità di tornare nei locali se si tornerà in zona gialla anche in Friuli Venezia Giulia, dall'altro poi gli spostamenti, le possibili vacanze, lo sci e tutto il resto, norme che chiaramente richiamano però a quella che deve essere l'intelligenza dei cittadini a capire che il momento di emergenza non è passato. Indubbiamente io ritengo che il miglior vaccino, il miglior antidoto contro il Covid sia ovviamente il nostro comportamento. Ripeto, non ci hanno chiesto di eseguire un'operazione cardiochirurgica in una clinica di Innsbruck, ci hanno chiesto tre semplici cose: lavarsi le mani, non assembrarsi e usare la mascherina. Quindi diciamo che tenere sotto il contagio dipende dai nostri comportamenti. Poi vedremo quali saranno le misure in vigore dal 4 dicembre per Natale, ci sono per il momento solo delle fughe di notizie, anticipazioni. Noi speriamo innanzitutto che il Friuli Venezia Giulia possa ritornare in zona gialla e quindi ci sia permesso di spostarsi tra comuni. Io penso anche a livello di parenti, se uno vuole fare visita magari ai genitori, risiede a Muge, ai genitori che risiedono a Trieste, attualmente non ci si può muovere.
Poi bisognerà evitare ovviamente i comportamenti purtroppo degli anni scorsi, sarà un Natale diverso, sarà un Capodanno diverso, probabilmente non faremo cene aziendali, non faremo brindisi natalizi, non faremo Natale, feste in piazza, Capodanno in piazza, non faremo i cenoni, i pranzi di Natale, però insomma, ripeto, ci vuole un po' di buonsenso, altrimenti gli sforzi che si stanno facendo sarebbero vanificati. Il discorso sci, lei come lo interpreta? Perché da un lato c'è un intero comparto che vive della stagione invernale e che viene messo come tanti altri, anche estivi, perché poi ci sono stati stagionalmente anche d'estate o in primavera delle categorie penalizzate, parliamo dell'inverno. Da un lato si rischia di mettere in ginocchio o mettere in grosse difficoltà determinati settori, dall'altro però non si può pensare che se fino ad oggi siamo in giro con le mascherine, con il limite di non andare fino a Muggia, se no prendo la multa, allora andare a fare tutti la sciata in fila al rifugio, in fila per lo ski pass e tutto il resto. Allora, io sono innanzitutto, non dico un accanito sciatore, però insomma mi piace sciare. Io sono uno snowboardista, quindi siamo là. Quindi bene o male ogni anno i miei giorni in montagna per sciare me li facevo, magari non li facevo a Natale e Capodanno perché già in epoca pre-Covid a me dava fastidio stare in attesa sugli impianti mezz'ora o un'ora prima di prendere una funivia o una seggiovia. E purtroppo anche qua il problema non è lo sci in sé, perché ovviamente sport individuale si fa, attività motoria diciamo individuale si fa all'aperto, quindi lì il rischio di contagio è bassissimo. Però il problema è la fila agli impianti di risalita. Lì ovviamente si creano degli assembramenti. Utilizziamo le mascherine, non le utilizziamo. Il problema è tutto quello che ruota attorno allo sci, quindi penso al pranzo in baita, all'après-ski, all'aperitivo al bar dell'albergo, alle cene. Purtroppo questo è quello che secondo me impedisce la riapertura degli impianti sciistici. Non di per sé l'attività. Ripeto, a me dispiace e ritengo che ovviamente gli operatori del settore dovranno essere adeguatamente ristorati, però dal canto mio, parlo come singolo, la sciata a Natale e Capodanno io me la sono già messa da parte, se si potrà si andrà a gennaio, si andrà a febbraio, però attualmente secondo me con 800 morti al giorno purtroppo è un discorso un po' fuori luogo, insomma, questo non... Lo ripeto, mi piace sciare, ma non mi pare ci siano i presupposti. Correggo, sono uno snowboardista mediocre, mi fanno notare che sì, non ti vantare. Qualche amico. Sì, un amico molto più bravo di me, sono mediocre, ecco, dai. Comunque sia. Dunque, quanto poi sarà necessario fare per abbassare i contagi, l'indice, eccetera? Forse non trovo quel riscontro anche nei numeri in Friuli Venezia Giulia. Ieri ci sono stati comunque dei dati che, se vogliamo leggere una curva, se da un lato ci dicono che l'RT sta scendendo, i contagi restano comunque sulla media dei 700 giornalieri, sì, nuovi allora, positivi. Ripeto, dopo c'è tutto il pacchetto dei tamponi rifatti, eccetera, che non si sa il dato esatto. Però diciamo una cosa, allora, sicuramente per quanto riguarda il passaggio tra fasce regionali ci sono 21 criteri. Alcuni criteri ovviamente non ci favoriscono. Io penso ad esempio all'incidenza della mortalità su 100.000 abitanti. Ora, è notorio che il Friuli Venezia Giulia, Trieste, è una città di anziani, quindi gioco forza, siccome purtroppo il Covid colpisce di più gli anziani, provoca più decessi negli anziani, è ovviamente presumibile che noi abbiamo un indice di mortalità per 100.000 abitanti superiore alla media italiana. Siamo purtroppo in controtendenza anche per quanto riguarda i ricoveri nei reparti, diciamo, non terapia intensiva e i ricoveri in terapia intensiva, quindi noi siamo un po' in controtendenza rispetto al dato nazionale. Ho sentito prima che abbiamo attualmente, mi pare, 65 persone in terapia intensiva e mi pare che i posti in regione in terapia intensiva siano a 155 o giù di lì, quindi sostanzialmente siamo al 40% dei posti occupati in terapia intensiva per malati Covid, è un dato abbastanza alto. Sta scendendo l'indice RT, sta scendendo per fortuna la percentuale tra tamponi effettuati e positivi, però ripeto, purtroppo è l'unico metodo, ma non è un metodo italiano, un metodo europeo, è quello di purtroppo fare dei lockdown magari settoriali, parcellizzati, ma purtroppo con le chiusure si blocca la salita della curva. L'hanno fatto in Francia, l'hanno fatto in Germania, l'hanno fatto in Austria, l'hanno fatto in Slovenia.
Adesso io non so se i telespettatori lo sanno, ho letto recentemente un articolo sul Corriere della Sera, l'Australia ha eliminato il contagio da Covid, al punto che hanno potuto fare una partita di rugby in uno stadio pieno di spettatori, quindi senza mascherine. Perché? Perché loro per 7 mesi sono stati totalmente chiusi. Ovviamente il governo ha adeguatamente ristorato gli imprenditori, le persone che hanno dovuto chiudere la loro attività, però loro con 7 mesi di lockdown totale hanno eliminato il Covid. Ora mi rendo conto che questa soluzione non è applicabile in Italia, sia perché ovviamente la nostra situazione economica è ben diversa da quella australiana, e anche perché la densità di popolazione è diversa. L'Australia è comunque un paese molto grande, non è densamente popolato. Certo. Però purtroppo fino a quando non ci sarà un vaccino, l'unico modo per appiattire, diciamo, la curva che era diventata esponenziale è quella delle chiusure. Poi ripeto, si tratta di valutazioni, è più importante il diritto alla salute, il diritto alla vita, o è più importante, diciamo, la sopravvivenza economica degli imprenditori, degli operatori? Io purtroppo da giurista dico che secondo me il diritto alla vita va preservato in ogni sede ed è un diritto primario. Poi ripeto, spiace che i bar e i ristoranti siano chiusi, spiace che non si possa andare a sciare, però bisognerebbe anche mettersi nei panni di quei parenti che magari hanno perso un genitore, due genitori, un nonno, una nonna, un fratello, di quelle 800 persone che muoiono ogni giorno. Insomma. Cioè, bisogna un po' avere la giusta misura, trovare la giusta misura. Leggo una mail che ci è arrivata poco fa. Buongiorno, vorrei un chiarimento se possibile. Per le vacanze natalizie dovrei recarmi a casa in Serbia con la mia compagna italiana. Sono previste sanzioni per il solo transito in Slovenia e Croazia ed è prevista la quarantena e tampone al ritorno. È chiaro che dare oggi delle indicazioni su quelle le vacanze natalizie sarebbe impreciso, proprio perché diciamo dobbiamo aspettare che oggi se residente in Friuli Venezia Giulia, a oggi cosa succede? A oggi sicuramente non si può spostare dal comune di Trieste. Se diciamo ci dovesse essere il ritorno in zona gialla, spostamento tra regioni, il signore potrebbe sicuramente recarsi in Serbia transitando per la Slovenia e la Croazia, perché la Slovenia, diciamo, non impedisce il transito, impedisce ovviamente che ci si fermi. Al ritorno però, da quelle che sono i rumors sul nuovo DPCM, dovrebbe fare o un tampone o un periodo di quarantena obbligatorio. Però ripetiamo, non è un qualcosa di ufficiale. Ad oggi sicuramente non ci si può muovere. Per Natale aspettiamo, credo, questo venerdì per capire le regole che andranno a impattare proprio sul periodo natalizio, credo fino all'Epifania, credo che la scadenza del nuovo decreto si aggirerà attorno alla prima settimana di gennaio. Col senno di poi è chiaro che si possono fare molte considerazioni su come si è operati a livello di chiusure, di regioni, eccetera. Ci sono paesi che hanno deciso una chiusura totale, seppur magari diversa da quella della primavera. Altri paesi, come l'Italia, che ha invece scelto di operare a macchie, a regioni in questo caso. Qual è il metodo? Ripeto, col senno di poi è sempre facile parlare. Ma io devo dire la verità che secondo me la nostra scelta di, diciamo, suddividere l'Italia in zone in base alle fasce di incidenza del Covid sia sicuramente più indicato. Ci sono stati comportamenti a livello europeo che sicuramente hanno avuto delle conseguenze più gravi. Penso ad esempio alla vicina Slovenia, dove alla fin fine inizialmente c'era un liberi tutti indiscriminato, poi si sono accorti che la pandemia era fuori controllo, adesso siamo al lockdown totale, però ovviamente i casi non calano. Mi rendo conto che ovviamente sono pochi casi, però se noi guardiamo le proporzioni, la Slovenia ha, mi pare, 2,5 milioni di abitanti, quindi avere 700 contagi al giorno sarebbe come averne 700 delle debite proporzioni per 25, quindi sostanzialmente averne 25-30 mila al giorno a livello italiano, quindi veramente un tasso di contagiosità molto alto. La Croazia, idem,
all'epidemia fuori controllo. La Serbia è forse uno dei primi tre focolai adesso nel mondo per quanto riguarda il Covid. Ovviamente stanno ragionando di un lockdown totale, però lì le conseguenze economiche sarebbero devastanti. Mi pare che il Premier abbia addirittura dichiarato che se dovessero fare un lockdown totale prolungato non potrebbero nemmeno pagare le pensioni, quindi riuscirebbero forse a malapena a pagare i dipendenti pubblici. Quindi bisogna trovare anche qui il giusto equilibrio. Secondo me la chiusura localizzata è quella che forse può dare i maggiori frutti sia a livello di contenimento della pandemia sia a livello di uccisione dell'economia. Poi ripeto, la soluzione migliore è il nostro comportamento, perché non è che il bar o il ristorante in sé sono fonti di contagio nella misura in cui gli avventori ovviamente non rispettano le misure. Secondo me, personalmente, per me nulla osterebbe a riaprire bar e ristoranti anche a pranzo e a cena. Se i tavoli sono distanziati, se ognuno utilizza le mascherine, se ci si lava le mani, non ci sono problemi. Il problema è che prima dell'aver adottato queste misure io giravo per città e vedevo chi aveva la mascherina sotto il naso, chi si trovava fuori dal bar a mezzo metro e non aveva la mascherina. Quindi sono ovviamente comportamenti che possono favorire la circolazione del contagio. C'è poi il grande tema, anzi i grandi temi relativi alla quotidianità dei cittadini legati al contagio, che sono le scuole da un lato, oltre a, come si diceva prima, i locali, che forse sono quelli che hanno pagato di più di tutti, e poi il trasporto pubblico locale. Il grande argomento soprattutto del mese scorso è stato proprio l'incidenza del contagio all'interno del trasporto pubblico locale e le misure prese anche a livello paese, perché poi si vanno a vedere le altre aziende, più o meno è simile il discorso sulla capienza, sulla capacità di regolare, di controllare all'interno dei mezzi. Sì, allora, discorso scuole, e anche qui mi ricollego magari all'apertura degli impianti sciistici. Secondo me è molto più importante riaprire le scuole che riaprire gli impianti sciistici. Quindi io mi rendo conto, al di là delle scuole, degli asili nido, delle scuole di infanzia, però come fa un ragazzo che magari passa dalla ex terza media alla prima superiore a fare didattica a distanza, oppure i ragazzi delle seconde o terze medie si devono preparare magari all'esame. È devastante sia a livello culturale, ovviamente, perché una formazione a distanza non è come una formazione in presenza, ma anche a livello proprio sociale. Questi ragazzi che non possono vedersi, non possono stare assieme, rischiano di avere un'adolescenza, una giovinezza assolutamente anormale, e quindi questo è sicuramente un aspetto che va tenuto in considerazione, una riapertura rapida delle scuole. Sul discorso dei trasporti locali, diciamo che qui a Trieste fortunatamente siamo un'isola abbastanza felice, nel senso che abbiamo dei trasporti pubblici abbastanza efficienti. Il problema è sorto nelle grandi città, Roma, Milano, dove ovviamente molta gente utilizza il metrò. Lì purtroppo non si è pensato, bisognava forse favorire di più il lavoro agile, il lavoro da casa, e quindi impedire gli assembramenti nelle metropolitane. Sono dei veicoli di contagio incredibili i trasporti pubblici, quindi sicuramente le regioni hanno potenziato per quel che potevano i trasporti, però ripeto, anche qui a Trieste gli autisti sono quelli che sono, i veicoli sono quelli che sono, quindi si può potenziare, ma più di un tanto non si riesce a fare. Quindi secondo me lì il discorso dovrebbe essere quello di favorire più che altro il lavoro agile, il lavoro da casa, in modo da limitare al massimo anche gli spostamenti per questioni lavorative. Poi il grosso delle difficoltà a livello autobus a Trieste si è verificato o nelle ore di punta o in quelle linee che sono comunque solitamente molto affollate, perché magari percorrono una tratta centrale e in molti le hanno utilizzate. L'altra problematica si è verificata nella frequenza di passaggio di determinate linee, che sono quelle che collegano soprattutto la periferia, che avendo una frequenza minore, se è piena e va dritto, chi deve aspettare? Deve aspettare, certo, un altro giro, un'ora che e mezza, è molto chiaro, lungo, quindi chiaro, quello ha creato sicuramente un problema. Dall'altro, una specifica, sicuramente gli impianti sciistici regionali, parliamo di regionali, ma vale per tutta Italia, per tutti i paesi, avranno grosse difficoltà nel momento in cui, visto che solitamente si apriva dopo San Nicolò, a partire dalla stagione sciistica, dovranno rinviarla per un mese. È un mese di difficoltà
E io credo che il governo abbia già predisposto dei ristori anche nei confronti di queste categorie. Perché sì, il discorso è che i ristori si spera siano adeguati, purtroppo chiaro, i soldi bisogna anche andarli a prendere da qualche parte, quindi ovviamente non è che siamo ad un bancomat dove si può prelevare il denaro come si vuole, quindi i ristori sicuramente devono essere adeguati. Quello che è auspicabile è che la risposta sugli impianti da sci sia europea. Adesso per fortuna leggevo ieri che l'Austria ha già fatto dietro front, quindi ovviamente nemmeno l'Austria aprirà gli impianti sciistici, mi pare, se non ai residenti, comunque ristoranti e alberghi chiusi, e auspichiamo che se i nostri impianti dovessero rimanere chiusi, analoga decisione venga adottata anche dalla vicina Slovenia, insomma, altrimenti assisteremo ad un turismo da sci transfrontaliero con le ovvie ripercussioni. Certo, poi sui, lo aveva detto anche il presidente Federica. Queste immagini che vi facciamo vedere ce le invia Claudio, che sono relative all'incendio di ieri a Valmaura. Vedete proprio il fumo che è stato sprigionato da queste fiamme. In realtà credo che qui siano già le operazioni di spegnimento, perché poi con le pompe dei vigili del fuoco si arriva anche a un fumo di questo tipo. Nonostante tutto, le immagini dall'alto dell'incendio ieri di Valmaura. La fortuna è stata quella di non aver avuto né feriti né intossicati in questo incendio al vano contatori, da quanto abbiamo appreso, di un edificio, chiedo scusa, dopo qua si interrompe, di un edificio di Valmaura. Il link che ci ha inviato il telespettatore da YouTube, per questo poi avete visto anche le immagini dell'anteprima su ciò che erano i video successivi. Sentiamo una telefonata, poi abbiamo delle mail da leggere, buongiorno. Buongiorno. Prego. Senta, ho provato. Prego. Pronto? Sì, ci dica. Allora, ho provato a mettermi in comunicazione con la motorizzazione di via Udine, ma è impossibile, al telefono non rispondono. Sono andato di persona in via Udine, è impossibile parlare con qualcuno se non si ha un appuntamento. Se non si parla con qualcuno non si riesce ad avere l'appuntamento. Il mio problema è questo: c'è qualcosa di proroga per la scadenza delle patenti? Okay. C'è un decreto legge, c'è una disposizione, qualcosa che dice che la scadenza. Ecco, se è così gentile. Va bene. Di saperlo, perché. Quando è scaduta la sua? Al telefono mettersi in comunicazione. Quando è scaduta la sua patente, le chiedo? La mia patente dovrebbe scadere al giorno 4. Di dicembre, ok. Sì, ma io ho già l'appuntamento con, perché devo rinnovarla tramite via Ferneto, no? Sì. Ho già l'appuntamento per gennaio, però dal momento che mi scade fino al momento che faccio la visita è scaduta, insomma. Ok. Se c'è qualche proroga, se no mi devo, non so come posso fare. Ok, perché adesso, so che adesso c'è la possibilità di prendere una marca da bollo e andare via Udine, ma. Queste sono prassi normali del periodo dei normali, ma di normalità qua non c'è più niente. Ok, ora le diciamo le indicazioni. Grazie e buona giornata. Buona giornata. Lei ha già... No, allora, so che sono prorogate, non so la scadenza esatta se era a fine gennaio o se l'hanno addirittura ulteriormente prorogata forse a fine marzo. Sì, esatto. Allora, nuova proroga per patenti scadute in scadenza durante l'emergenza Covid, con un emendamento all'ultimo decreto legge approvato in Commissione Affari Costituzionali in Senato. Il nuovo termine viene rinviato da dicembre al 30 aprile 2021. Quindi, dopo quest'ultima proroga, dunque, tutte le patenti, leggiamolo bene, tutte le patenti rilasciate in Italia con scadenza compresa tra il 31 gennaio di quest'anno e il 30 dicembre, quindi se il signore scade il 4 rientra, sì, inizialmente prorogate fino al 31 dicembre, adesso sul territorio italiano manterranno la propria validità fino a tutto aprile del 2021, senza bisogno che siano rinnovate. Questa misura rientra nel DL di proroga dell'emergenza Covid appena passata in Senato. Questa è notizia del 9 novembre, quindi un mese circa fa, quando è stata decisa questa proroga. Quindi il spettatore può stare tranquillo fino ad aprile. Sì, ovviamente non esca dall'Italia, cioè per dire, se noi dovessimo rientrare di nuovo in una zona gialla o se dovessero riaprire i confini con la Slovenia, non vado a fare benzina in Slovenia, perché altrimenti se lo fermano lì all'estero ovviamente
questa proroga non è valida, esatto. È valida solo in Italia. Ciò non toglie che se lei ha modo di impegnarsi, ma più che lei, che mi pare che abbia già fatto il possibile, se ha modo di contattare a motorizzazione per mezzo telefonico, per mezzo mail, che credo che sia uno strumento che abbia adottato in maniera più massiccia, allora prima lei poi rinnova la patente, meglio è, non soltanto perché si toglie un pensiero, ma anche perché può espatriare nel momento in cui sarà possibile. Ricordiamo, adesso non è, invece non c'è questa possibilità. Allora, leggo delle mail, poi dovremo andare in pubblicità. Io ricordo ai telespettatori che adesso abbiamo un palinsesto piuttosto rigido per quanto riguarda le pubblicità, che arrivano proprio al minuto e tagliano, non è colpa nostra, è un qualcosa che abbiamo inserito. E quindi andiamo in pubblicità proprio tout court. Buongiorno, una domanda: si può ritenere che con la scusa del Covid il governicchio stia impoverendo il nord a favore del sud, ovvero ancora troppe tasse da pagare al nord per mantenere le promesse fatte con redditi di cittadinanza eccetera al sud? Grazie dell'attenzione, Piero. Cosa ne pensa? C'è un disegno dietro? Allora, diciamo così, io voglio pensare che non ci sia un disegno dietro, perché effettivamente la pandemia da Covid c'è, però ci sono stati in questi mesi, ovviamente, e lo dico da avvocato, pesanti interventi e limitazioni sulle nostre libertà fondamentali che sono garantite dalla Costituzione, quindi libertà di spostamento. E sicuramente il reddito di cittadinanza come misura è stato veramente un flop, perché sostanzialmente si è tradotto nella classica misura assistenziale, che è andata a beneficio ovviamente probabilmente di più delle persone che abitano al sud, però poi si è visto anche le distorsioni che ha creato, persone che lavoravano in nero oppure persone appartenenti alla criminalità organizzata che percepivano questo reddito. I centri per l'impiego, si diceva sì, io ti do il reddito fino a quando non entrano in vigore i centri per l'impiego, dovrai accettare la prima o la seconda proposta lavorativa altrimenti ti viene tolto il reddito. Chi li ha mai visti questi centri per l'impiego? Quindi purtroppo, forse nelle intenzioni del governo questo era una, c'erano magari delle buone intenzioni alla base di questa misura, però sicuramente è totalmente fallimentare, si è appunto ridotta alla classica misura assistenziale dell'assistenzialismo a pioggia, che purtroppo era stato tanto criticato e che aveva dato cattivi frutti già nei decenni scorsi, cioè buttare soldi, diciamo, dalla finestra, investirli nel sud. Mi ricordo che tipo 20 anni fa, 30 anni fa c'era anche la cassa per il mezzogiorno, insomma, interventi, soldi a pioggia, poi si sa dove arrivano, non si sa però dove finiscono, quindi ripeto, secondo me come misura assolutamente fallimentare, diciamo che indirettamente ha sicuramente penalizzato le regioni del nord, che a livello almeno economico sono quelle che fanno un po' da traino all'intero paese, Veneto, Piemonte, Lombardia, Trentino. Dunque, noi ora ci fermiamo per la pubblicità, anticipo che c'è una domanda via mail che riguarda la lotteria degli scontrini, quindi magari mi dà anche lei, se ha piacere, un giudizio. La povera gente con il vizio del gioco spenderà tutto ciò che ha per la lotteria degli scontrini, bene per il commercio ma non molto etico per uno Stato. Grazie, cordiali saluti. Ci fermiamo diciamo con questa domanda, riprendiamo tra poco proprio con anche questo argomento, che molti non hanno neanche capito come funzioni, effettivamente c'è da fare un po' di chiarezza. Io ricordo intanto che dalle 9 alle 10 avremo due ospiti a confronto, Marco Prelz della Lega e Gianfranco De Pinguente di Italia Viva, in questo spazio che abbiamo dedicato ultimamente proprio a due ospiti assieme sulle diverse tematiche della città. Ci vediamo tra poco dopo una breve pausa pubblicitaria in compagnia di Marco Vascotto. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, 8 e 3 minuti, in compagnia di Marco Vascotto di Forza Italia. Allora, un paio di informazioni di servizio. La prima, sul Telegram del Comune di Trieste, tanti mi diranno cos'è Telegram, è un altro social network che divulga notizie. Maltempo, disagi e rallentamenti possibili sull'altopiano. Le linee 51 e 51 barrata non transitano per area Science Park. Sincrotrone Elettra e Groppada, sospeso il servizio marittimo del Delfino Verde, questo era praticamente scontato. Vi faccio vedere le prime immagini di neve che ci sono state inviate. Chiedo scusa, ho sbagliato, devo mettere la schermo intero, ho messo invece miniatura. Allora, le rivediamo, ecco qua.
Qua siamo sul Carso, se non sbaglio siamo nella zona di Padriciano, si vede come comunque una distesa di neve, seppur ancora a livelli sottili di spessore al suolo, stia cadendo. Queste sono immagini di 20 minuti fa circa, e quindi si vede come, sono già interrotte, si vede come comunque sul Carso stia nevicando. Andiamo alla telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Volevo fare una segnalazione per quanto riguarda l'Esatto. Sì. Sono due settimane che io ho chiesto un F24 aggiornato, perché sono variate le condizioni per il pagamento dell'IMU di una seconda casa. Mi hanno detto che me lo manderanno, non è arrivato nulla. Io ho telefonato poi diverse volte, da sempre occupato, è impossibile riuscire a parlare con qualcuno da 15 giorni poi. Sono andata ieri all'1:30, 2, gli uffici erano chiusi, c'era anche abbastanza gente che aspettava, ma nessuno apriva. Sono stata una ventina di minuti, mezz'ora, ma non aprivano proprio la porta. Sì. Ora, scadrà al 16 di dicembre il pagamento dell'IMU, però se non mandano gli F24 aggiornati, soprattutto a chi li richiede, poi ci sono le sanzioni, che poi dicono non la multa non la pagherete o in misura minore. Però mettono in conto il ravvedimento, il che è sempre comunque una multa. Non so, sarebbe opportuno che, se loro sono tanto rigorosi nelle scadenze, nei pagamenti, eccetera, dei privati, sarebbe giusto anche dare il servizio che abbiamo bisogno. Tutto certo. Qua. Grazie. Grazie. Credo che anche per l'IMU sia stata prorogata la scadenza. Sì, secondo me se non sbaglio, dovrebbe essere stata prorogata. In ogni caso, se è onere di Esatto inviare i moduli F24 aggiornati, se c'è la scadenza al 16, è evidente che non dovranno essere applicate sanzioni alle persone che ovviamente pagano dopo il 16 dicembre per causa che non è a loro imputabile. Oh, cosa ne pensa di questa lotteria degli scontrini? Lei ride, lo so. Sì, no, rideva perché, già prima quando rido, gli ho fatto la domanda. Rido veramente perché, allora, io mi rendo conto, non so, più in alto si sale nella scala politica, più le idee geniali, dove ovviamente l'aggettivo geniale e ironico saltano fuori. Perché, allora, partiamo da cos'è la lotteria degli scontrini. Allora, pare che forse dal 1 gennaio, se si pagherà o con pagamento tracciabile o in contanti e si richiederà l'emissione dello scontrino elettronico, sarà possibile partecipare alla cosiddetta lotteria degli scontrini, che prevede dei premi mi pare mensili o annuali di vario importo, e appunto quindi si partecipa a questa lotteria. Bisogna però chiedere di essere ovviamente iscritti al solito portale, mi pare, dell'Agenzia delle Entrate, che dovrebbe rilasciare, se non sbaglio, una sorta di codice lotteria. Quindi il cittadino deve andare sul portale dell'Agenzia delle Entrate, registrarsi, chiedere l'emissione del suo codice lotteria. Nel momento in cui va a effettuare degli acquisti, chiede lo scontrino elettronico, comunica al negoziante il suo codice lotteria e partecipa all'estrazione di premi. Allora, io spero veramente che con la chiusura attuale delle sale giochi questa non sia una nuova forma che favorisca la ludopatia e quindi purtroppo i soggetti che hanno una dipendenza dal gioco. Ma mi chiedo, se si vuole combattere l'evasione fiscale, io che sono un modesto consigliere comunale del comune di Sgonico, penso che il problema dell'evasione fiscale in Italia lo potrei risolvere in 3 secondi. Sì, aboliscono le commissioni bancarie sui pagamenti tracciabili. Ricordo che già attualmente sotto i 25 euro io posso tranquillamente avvicinare la mia carta di credito o la carta prepagata al terminale POS e non mi viene richiesto il PIN. Quindi già lì, anche a livello degli anziani, sarebbe di facilissimo utilizzo. Ma faccio un esempio: quando si va a rinnovare il passaporto o la carta di identità,
si mette la propria impronta digitale su una specie di aggeggino che registra la nostra impronta digitale. Allora basterebbe studiare un sistema per cui, per quanto riguarda le carte di credito o le carte di debito, anziché associarlo ad un PIN, cioè un codice di 5 cifre che magari uno si dimentica, lo mette nel portafoglio, c'è il rischio che me lo rubino, bene, associamolo ad un PIN, associamolo ad una impronta digitale, io vado tranquillamente dove voglio, e avvicino la carta, inserisco la mia impronta digitale, mi associa la mia identità alla carta di debito o alla prepagata e il gioco è fatto, quindi io posso pagare con sistema tracciabile senza alcun rischio. Ovviamente vanno abolite le commissioni bancarie, perché faccio un esempio: negli Stati Uniti d'America non gira tanto contanti, io ho amici che vivono negli States, loro pagano anche il caffè con la carta di credito, vado là, un dollaro, metto la carta di credito e pago. Ovviamente qui in Italia non è possibile, io non posso pagare 1,20 € un caffè e far pagare all'esercente 2 euro di commissioni bancarie, ma ripeto, con questo sistema l'evasione fiscale la risolviamo in 3 minuti, senza la lotteria degli scontrini, che mi sembra veramente, non so, mi sembra una presa per i fondelli, non so, intanto mi pare di vivere in un paese che un po' ha perso il lume della ragione. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, prego. Sono Giuliano, volevo solo dare una risposta al signore che ha telefonato prima per le patenti. Sì. No? Allora, come ha detto lei giustamente, le scadenze vengono prorogate in aprile, sì. Ma quello non ha niente a che vedere con lui, che ha di fare la prova a Farneto, l'ho fatta anch'io. Non c'è nessun problema, lui se c'ha già l'appuntamento, lui va quel giorno a fare la visita regolare, non è niente bloccato quel lavoro là. Ecco, è giusto per mettere al corrente che se lui ha già l'appuntamento può andare tranquillamente, non rinunciare, perché dopo se no c'è brodo lungo di altri mesi di attesa. Okay. Ecco, volevo solo mettere al corrente di questo. Grazie. Grazie mille, è stato utile, chiaramente se il telespettatore è ancora in ascolto, è stato utile per dare una risposta di servizio a chi chiedeva prima e quindi sa come muoversi e dove andare. E c'era arrivata una mail un attimo fa, buongiorno, la domanda potrà sembrare strana, se è possibile vorrei sapere come si fa a pagare l'abbonamento RAI separato dalla bolletta che arriva tramite ERA, in questo caso l'ente erogatore della signora. Io ci ho provato in posta, ma non avendo il numero del conto corrente della RAI non sapevo a chi inviare il bollettino. Credo che non sia scorporabile, non sia più scorporabile. No, secondo me non dovrebbe essere più, ripeto, non lo so, però credo che non sia più scorporabile, perché ovviamente è stato inserito nelle bollette dell'energia elettrica proprio per evitare che molti soggetti, pur avendo un televisore in casa, non lo dichiarassero e quindi non pagassero il canone RAI. Quindi per quanto mi riguarda, per quanto io sappia, non è più scorporabile. Esatto. Lo sapevo anch'io così. Ancora dal Telegram del Comune di Trieste, maltempo, la linea 3 non transita per Conconello, così da informare ulteriormente la cittadinanza. Poi ci inoltrano un link su un articolo di Trieste All News che dice, di cui abbiamo dato conto anche ieri, tampone obbligatorio in vista delle sedute d'aula del Consiglio regionale, una decisione scelta per dare continuità al lavoro proprio del Consiglio regionale, tamponi nasofaringei obbligatori per i consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia che intendono prendere parte in presenza alle sedute d'aula in programma dal prossimo 10 di dicembre. Questo è stato scelto ieri, ma tant'è. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Sì, sono Franco da Udine, posso entrare in trasmissione per favore? Prego, ci dica, siamo già in diretta. Va bene, ma le lotterie, dico, ma possibile 5 miliardi? A chi vanno quei 5 miliardi? Se uno prende 5 miliardi di premi o no, diventa pazzo, quindi forse è meglio non prenderli. E poi non è una stupidaggine questi di 5 miliardi, potrebbero fare un miliardo, mezzo miliardo, farebbero contenti più persone. No, 5 miliardi uno solo, io penso che sia un raggiro perché qualcuno prenda quei 5 miliardi se li intaschi. E poi dopo gli scontrini, come diceva l'avvocato, no? Gli scontrini, se li mettessimo tutti come fanno in America, che lui ha menzionato l'America, tutti nella dichiarazione dei redditi, bravo, non servirebbe questo,
questo dare, mettere le cose e far girare, diciamo, le strisciare, ecco, strisciare. Poi un'altra cosa, lei, signor Gullotta, mi ha detto il 27 con l'assessore Lodi, mi ha detto che è il governo che deve chiudere le frontiere. Certo. Però a un metro dopo le frontiere è territorio triestino, quindi è territorio di pertinenza del comune, quindi il comune potrebbe mettere lì i suoi vigili, i suoi forze dell'ordine e controllare, non aspettare gli extracomunitari che arrivino fino in questura. Possibile che dobbiamo, quando sono già in casa, loro li dobbiamo anche mantenere, eccetera, che poi scappano a dare a influenzare gli altri, perché arrivano senza mascherine e qualcuno avrà anche il virus. Okay. Non lo so se basta, altrimenti le farò altre domande prossimamente. Volevo dire solo una cosa. Mandate l'intervista che ha fatto il prefetto, che dice più controlli e tutto. Ma da quando? Da 15 giorni a questa parte non vedo quanti controlli abbia effettuato, diciamo, il personale del prefetto, no? Ok, va bene. Grazie, buona giornata. L'altro giorno, quando c'era l'assessore Lodi, sì, a sua richiesta all'assessore chiudete i confini, io le ho risposto: i confini li può chiudere lo Stato, non li può chiudere il Comune, non li può chiudere la Regione. Invece a richiesta controllate maggiormente nel territorio comunale chi entra e chi esce, sì, questo è un po' l'intento che, se questo è l'intento che lei ha sollevato, da un lato a predisporre questi controlli dovrebbe pensarci la Polizia di Stato, i Carabinieri, le forze dell'ordine che sono sotto il Ministero. Difficile, non impossibile, perché non è impossibile, ma difficile vedere spesso pattuglie della Polizia locale nei confini per determinati tipi di controlli. Perché? Perché il corpo della Polizia locale conta di un limitato numero di personale e quel personale è dislocato per lo più in città per altro tipo di attività. Se poi però lei intende richiedere, soprattutto quando ci sarà l'assessore Polidori, vice sindaco, che ha la delega alla Polizia locale, un controllo più mirato ai confini anche della Polizia locale, non la vieta a lei di fare la domanda e di di ricevere una risposta dal vice sindaco. Poi non credo che sarà molto facile attivarlo. Non so se il telespettatore intendeva controllo ai confini, cioè sulle strade, ovviamente controllo controllo, diciamo, agli extracomunitari, sì. Ecco, perché lì poi il problema qual è? Allora, sicuramente dobbiamo controllare i nostri confini, dobbiamo evitare l'immigrazione clandestina indiscriminata. Questo è sicuramente un dato di fatto. Poi ripeto, difficile pensare di costruire muri o dislocare personale delle forze dell'ordine nei 200 mi pare chilometri di confine di tutto il Friuli Venezia Giulia. Ovviamente il fenomeno andrebbe poi fermato a monte, perché noi vediamo l'ultima parte, diciamo, di questo fenomeno. Noi vediamo il migrante che magari cammina sulla strada per Basovizza, bene, l'immigrato. Però questa persona ha fatto, mi pare, 6.000 km e 6 mesi di viaggio, quindi vuol dire che è partita dal Pakistan, ha fatto tutta la linea caucasica ed è arrivato in Italia, quindi ovviamente dovrebbe, ove possibile, dovrebbero essere respinti alla frontiera, però ovviamente il discorso va affrontato anche a livello politico europeo o, se non europeo, almeno transfrontaliero, con Slovenia, Croazia, Bosnia, Serbia. Solo così possiamo pensare di, non dico risolvere, ma contenere e arginare questo problema. Intanto faccio vedere una foto che ci è stata inviata della situazione in autostrada verso Sgonico, credo. Questa si dovrebbe essere Prosecco. Tratto autostrada Sgonico, questa sì. È la situazione neve, l'asfalto, il manto della strada è, mi pare, in buone condizioni, ai lati si vede come ci sia questo nevischio che occupa proprio lo spazio della carreggiata. Vediamolo un po' da più vicino, ecco qua, questa è la situazione. Si procede a 80 all'ora, ma come è logico pensare in una situazione come questa, con la neve che sta cadendo. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno.
Niente, è caduta. Andiamo allora a leggere delle mail, un attimo solo che chiudo una cosa e ne apro un'altra. Oh, dunque, salve, domanda: se Bari ha una densità della popolazione per chilometro quadrato pari a 340 anime, Trieste ne ha 1100 per chilometro quadrato, come mai la politica insiste a costruire case ATER quando, numeri alla mano, nella città di Bari la popolazione è più rada di un terzo? Facciamo anche le equazioni adesso. Allora, io non lo so qual è la densità di Bari e la densità di Trieste. Prendo per buoni i dati che ci comunica il telespettatore via mail. Ma diciamo l'ATER perché continua a costruire case. In realtà c'è un grosso problema di edilizia abitativa qui a Trieste e provincia. Mi pare che adesso si consegneranno nei prossimi anni 2000 alloggi, anzi no, forse 400 alloggi vengono consegnati, sono state accolte 2000 domande, però ne erano state presentate tipo 20.000, quindi in realtà c'è sicuramente un problema di edilizia per non so, penso ai poveri pensionati che hanno la pensione minima, persone che veramente fanno fatica ad arrivare a fine mese. Quindi secondo me l'edilizia, diciamo, popolare o comunque sovvenzionata è sicuramente un aspetto che deve essere ancora potenziato, a mio avviso. Magari recuperando anche vecchi immobili, magari, no? Non costruendone di nuovi, però. Chiama una telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno, sono in linea. Sì, prego, buongiorno. Sì, una buona giornata al dottor Gullotta e all'ospite. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, il quale mi sembra abbastanza lucido e al corrente di molti fatti e di molti dati della nostra nazione. E volevo fargli una domanda tecnica. Prego. Che non è banale, ma è abbastanza importante, secondo me. Secondo l'ospite, premesso che in Italia ci sono grandissime fasce territoriali in cui c'è un grave disagio economico e sociale, non parlo solo di delinquenza ma anche proprio di condizioni economiche, condizioni abitative, eccetera eccetera, secondo lui qual è la percentuale dei giovani che non hanno accesso, o perché non possono, o perché non vogliono, o perché non c'è nessuna possibilità, che non hanno accesso all'insegnamento a distanza e in linea, in rete? Perché, perché questa domanda? Perché se questa percentuale è molto bassa si può resistere ancora, ma se ci sono percentuali in alcune fasce del territorio del 20-30%, noi praticamente stiamo assistendo a una specie di decimazione della nostra gioventù, in confronto della quale la generazione perduta di Hemingway era uno scherzo. Cioè, noi corriamo il rischio di trovarci fra alcuni anni con una grossa parte con una buona parte della popolazione giovanile semianalfabeta o comunque non in grado di competere con l'Europa. Quindi ovviamente non posso chiedere un dato statistico perché l'ospite non lo sarà, ma volevo perlomeno conoscere il suo parere profondo. Grazie. Allora, intanto ringrazio il telespettatore della domanda. Didattica a distanza, la faccio l'esempio mio. Noi siamo una famiglia di 3 persone, un bambino piccolo, però abbiamo 2 computer portatili e un cellulare che può essere utilizzato sostanzialmente come modem. Con l'hotspot io posso utilizzare il mio cellulare, posso avere il traffico dati in casa, quindi io potrei seguire la didattica a distanza a casa mia. Io mi rendo conto che purtroppo non tutte le famiglie italiane, purtroppo torno sempre là, specie magari al sud, ma anche al nord, se sono in, diciamo, condizioni economiche disagiate, non tutti possono permettersi di avere un computer portatile in casa. Magari un cellulare ce l'hanno tutti, ma seguire una lezione a distanza dal telefonino, secondo me, è assolutamente impossibile. Quindi la didattica a distanza sicuramente sfavorisce, non ovviamente percentuali, sicuramente sfavorisce le fasce più disagiate della popolazione, però posso anche dire che non è che l'abbandono della scolarità
dipende dalla didattica a distanza. Certo, può essere favorito, però faccio l'esempio sempre del nostro Sud Italia. Lì purtroppo c'è un altissimo tasso di abbandono scolastico, ma perché? Perché lì purtroppo la criminalità organizzata è anche molto radicata, quindi un giovane, piuttosto che stare 5 ore a scuola a studiare, vede che ha la possibilità magari di fare qualche soldo facile cominciando ad affiliarsi a qualche membro della criminalità organizzata, ecco che quindi lì la scolarità, l'abbandono della scolarità è molto 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 elevato. Ripeto, percentuali non ne ho, per questo prima dicevo che va favorita la didattica in presenza, proprio perché a distanza ovviamente non ci sono problemi per chi, cioè non ci sono problemi. A livello culturale sicuramente è un problema la didattica a distanza, diciamo a livello funzionale non è un problema per chi può disporre di un computer portatile o di un computer fisso, diciamo che forse in Italia adesso ce l'hanno anche quasi tutti, però questo è sicuramente un aspetto che va tenuto presente, non tutti possono avere la possibilità di effettuare con successo una didattica a distanza, quindi sicuramente ciò può favorire un abbandono della scolarità, soprattutto in quelle zone d'Italia caratterizzate da povertà, oppure penso anche geograficamente dove non c'è un segnale internet sufficiente, perché ripeto, noi qui a Trieste traffico dati non abbiamo problemi, io con il mio cellulare posso navigare su internet penso dove voglio, ma ovviamente ci sono regioni d'Italia dove internet nemmeno arriva. Allora, vedo i dati che dicono che l'abbandono scolastico in Italia, almeno fino alle statistiche di inizio anno, che poi sono elaborate dall'Unione Europea, in Italia è del 14,5% abbandono scolastico fra i 18 e i 24 anni, mentre nell'area dell'Unione Europea la media è del 10,2%. Quindi abbiamo quasi il doppio. Sì, quasi il doppio. Questo poi, leggo ancora, ma senza percentuali perché è difficile poterle fare da marzo ad oggi, già uno studio approfondito, però il trend è in preoccupante crescita proprio a causa della didattica a distanza, dove qualcuno che già se da un lato si abbandonava la scuola classica, adesso la si abbandona più facilmente se la tua didattica è vincolata allo stare a casa e quindi a sto punto neanche ti connetti, non lo fai, esatto. E non devi neanche marinare la scuola ed è cercare motivazioni eccetera, che poi là non si tratta di marinare ma si tratta semplicemente proprio di abbandonare gli studi, di fare un'altra scelta di vita condivisa o meno anche dai genitori. Sentiamo una telefonata poi andiamo in pubblicità. Buongiorno. Pronto? Buongiorno? Mi sente? Pronto? Sì, prego. Buongiorno. Prego. Senta, volevo chiedere per quel signore che ha chiamato prima e diceva che ci siano troppe case upper, sì. No? Allora guardi, io sono un inquilino degli appartamenti dell'ex Allianz, Lloyd Adriatico Allianz, che hanno venduto tutto quanto alla BNP Paribas, sì. No? Sono, io sono uno dei decine e decine di abitanti di questi appartamenti, sì. Che hanno ricevuto non lo sfratto, ma non gli rinnovano il contratto. E ho fatto domanda, come tanti altri, all'ATER e sto aspettando come la manna, perché noi qui stiamo pagando un sacco di soldi, oltre che di affitto, ci obbligano a spendere un sacco di soldi di spese, addirittura il doppio del necessario, e non rispondono a niente. Siamo messi molto molto male e questo voglio dire all'attenzione di tutti. Ci sono tantissime famiglie nelle mie condizioni che pendono dalle labbra dell'ATER, che è l'unico posto dove ci si può trovare un affitto adeguato alle nostre pensioni che sono bloccate ormai da decenni. La ringrazio e la saluto. Grazie, sì. In velocità, certo. Assolutamente sì, mi rendo conto, un pensionato che ha magari la pensione minima 450 euro al mese, ma come può permettersi di vivere purtroppo in una casa che non sia una casa ATER con canone agevolato? E di casi come questo del telespettatore ce ne sono tantissimi, persone che purtroppo sono da sole o hanno figli a carico, magari sono rimaste vedove, anziani,
e non hanno la possibilità di, si devono far aiutare dai familiari perché non hanno la possibilità di vivere dignitosamente in un loro alloggio a canone agevolato. Bene, allora andiamo a leggere una mail. Buongiorno Sveglia Trieste, io credo che il prossimo sindaco che dovremmo votare dovrebbe più dedicarsi alla manutenzione della città, visto che buche non mancano, costruire dei servizi igienici in varie parti della città, più un riguardo per le periferie, mettere in funzione la fontana senza acqua in Piazza Unità invece di pensare alle grandi opere. Quindi diciamo piccoli interventi, più piccoli interventi, meno grandi opere. Questo è un po' il diktat. Allora, io anche spero che il prossimo sindaco di Piazza si occuperà delle questioni che ha sottolineato il telespettatore. Diciamo una cosa, le buche sinceramente sono ineliminabili. Anche qui parlo da avvocato, mi capitano spesso cause di relative a persone, ma non solo a Trieste, che cadono nelle buche o persone in scooter che cadono nelle buche. E sicuramente maggiore attenzione alle periferie, poi ripeto, se si potrà riaprire la fontana dei quattro continenti ben venga, però direi che ecco, se una cosa che non si può imputare al sindaco in carica Roberto Di Piazza è la scarsa attenzione alle grandi opere, anzi secondo me lui, non dico che sia la giunta sia e lui sia un maestro nelle grandi opere, però diciamo che ha un'attenzione assolutamente particolare sulle grandi opere, quindi direi proprio che da questo punto di vista non avremo problemi se Roberto Di Piazza verrà rieletto. Bene, ci fermiamo nuovamente per una breve pausa pubblicitaria, torneremo tra poco ancora con Marco Vascotto per la seguente mezz'ora. A tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, sempre in compagnia di Marco Vascotto, di consigliere comunale a Sgonico con Forza Italia. Andiamo a leggere una mail. Buongiorno, per pagare il solo canone RAI separato deve rivolgersi all'Agenzia delle Entrate. Ci si può anche rivolgere all'Agenzia delle Entrate. Sì, poi in realtà si può pagare separatamente il canone RAI dalla fornitura elettrica, però mi chiedo, il televisore a quel punto uno come lo alimenta? Cioè, non lo so. Con la manovella. Sì, non so, o mi viene in mente un film con Pozzetto che c'era la candela dentro il televisore e Renato Pozzetto leggeva il giornale. Cioè, è ovvio che se uno ha un televisore ha anche l'energia elettrica per alimentarlo, quindi per questo hanno accorpato canone RAI e fornitura di energia. Certo. No, magari posso pensare che magari l'utente vuole magari dividere la spesa del canone, certo, rispetto a magari l'intestazione dell'utenza elettrica, però insomma si può fare però dichiarazione di non possesso di strumento atto a riprodurre la RAI e non pagarlo, quello sì, se uno non ha un televisore, non ha un computer, non ha un telefono, uno non ha uno smartphone, eccetera, sì, poi può ovviamente dire uno, io non ho modo di guardarla e quindi non pago, questo sì, si può fare. Uno si espone magari a verifiche, poi se la verifica ha magari un esito positivo, oltre alle multe, uno si prende anche un processo penale perché magari ha dichiarato il falso in una autocertificazione. Insomma. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Mi volevo telefonare di buoni spesa, sì, visto che ieri era per Natale. Sì. Dopo tanti giorni di prove, ecco, vi faccio fare la linea. Il mega dall'appuntamento è il 14 di gennaio. Quindi penso che i buoni sia per Pasqua, non per Natale. Al 14 gennaio? Per sì, i buoni spesa del comune di Trieste? Sì. Ah, ok. Non mi è nuova questa cosa, adesso... Perché solo dalla precedenza chi che fa col computer, ma il computer non lo do, quindi mi sono armata di pazienza col telefono, okay, però il risultato si sta il 14 di gennaio. Verificheremo, signora. Tante grazie. Grazie, grazie, buona giornata. Mi viene nuova come notizia perché comunque... l'assicurazione da parte del comune e la volontà, diciamolo pure, da parte del comune di andare incontro ai cittadini era quella di dare in qualche modo un regalo di Natale, chiamiamolo, sì, così in maniera molto schietta, alla cittadinanza meno fortunata con i buoni spesa da erogare proprio per
se già si passerà un Natale qualcuno in solitudine, sì, almeno purtroppo, che lo si possa fare con qualcosa di donato dal Comune di Trieste. Però a 14 gennaio è abbastanza più in là. Ora verifichiamo se ci sono stati, forse c'è stato un aumento di domanda che ha mandato in tilt il sistema, non lo so, ipotizzo, davvero non so come rispondere. Ora facciamo una verifica con l'assessore Grilli, che su questo è molto attento e molto preciso, e fra l'altro gli facciamo anche complimenti perché si spende molto su questo. Sì, io credo che se si segnalerà la situazione all'assessore Grilli, presumo che ovviamente i buoni spesa arriveranno prima del 14 gennaio, almeno questo è il mio auspicio. Andiamo a leggere ancora mail. Dunque, buongiorno al suo ospite, vorrei gentilmente sapere quando inizieranno i lavori sulla strada che va dalla Telit al passaggio a livello. Un utente di Sgonico, grazie. Allora, dalla Telit al passaggio a livello, quindi parliamo di zona stazione di Prosecco, e c'è stato nei mesi scorsi, abbiamo appunto deliberato sul progetto di costruzione della rotatoria, quindi compatibilmente con i tempi che tecnici dovrebbero partire nei prossimi mesi. Ovviamente è difficile fare lavori sulle strade d'inverno anche proprio per quanto riguarda la stesura del bitume, ovviamente ci devono essere magari temperature un po' più calde, quindi sicuramente non verrà fatto nei mesi invernali, però il progetto c'è, la rotatoria c'è, l'intervento di riqualificazione è stato approvato, quindi è una questione di qualche mese. Andiamo alla prossima telefonata, buongiorno. Pronto, dottor Culotta? Buongiorno, prego. Sei in linea? Buongiorno, sì. Buongiorno a lei. Buongiorno, prego. Buongiorno. Allora, chiamo per confermare quanto detto dalla signora nella telefonata precedente riguardante i buoni spesa. Ah. Allora, la sera che il dottor Grilli, onore anche a lui perché comunque anche secondo me ingiustificatamente attaccato da in questi ultimi giorni, no? Da chi che sapevamo. Allora, la sera che lui ha fatto, quella dichiarazione che il giorno dopo se poteva dalle ore 9 telefonare per chi non aveva il computer o il cellulare per accedere, per avere un appuntamento, ecco, da quel giorno là Migo appena potuto parlare e quindi fissare un appuntamento appena venerdì, perché io ero rimbalzato ogni volta che telefonavo appena venerdì e l'appuntamento mi è stato dato per il 17 di dicembre, ecco. Quindi confermo, anzi confermo, diciamo, non solo confermo, dico che sono anche stato fortunato rispetto alla signora. Ok. Grazie. Grazie, buona giornata. Quindi, allora, 17 dicembre però, nel senso, sì, siamo sotto, sì. Sotto il periodo natalizio e quindi mi viene a dire che può essere una data congrua. Sì, poi adesso io anche qui ipotizzo, non so esattamente come funziona l'erogazione dei buoni spesa, però ovviamente magari richiesta via internet, via computer, ovviamente magari il buono viene generato telematicamente. Se invece bisogna telefonare, andare lì di persona, ci deve essere anche il personale che consegna questi buoni spesa. Quindi siamo in periodo Covid, ovviamente molto del personale comunale lavora in smart working, lavora a casa, quindi ovviamente anche la macchina comunale purtroppo in questo periodo lavora a scartamento ridotto, quindi presumo che le problematiche siano di questo tipo. Rileggo la situazione di servizio per il trasporto pubblico locale. Maltempo, disagi e rallentamenti sull'altopiano, le linee 51 e 51 barrata non transitano per area Science Park, Sincrotrone Elettra e Gropada, sospeso il servizio marittimo del Delfino Verde della Trieste Trasporti. Maltempo, la linea 3 sempre della Trieste Trasporti non transita per Conconello, e ancora la linea 43 non transita per Slivia, sempre per il discorso maltempo e nevicata. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno, prego. Buongiorno, posso parlare? Sì, prego, sì. Allora, vorrei, ho da fare i pagamenti allo sportello dell'Unicredit, devo telefonare oppure posso andare di persona? Un pagamento in banca? Sì, in banca. L'Unicredit. Ma io credo che sia meglio prendere un appuntamento a questo punto. Allora, secondo me lei potrebbe andare di persona, ma visto anche il tempo, l'allerta meteo, chiami la sua agenzia, si fa dire se ci sono quali sono gli orari. Ma non mi rispondono. Non rispondono. No.
Ma se vado di persona, posso pagare allo sportello? Nulla vieta di poterci provare. C'è da dire che oggi magari non c'è il clima favorevole. Comunque sia, la possibilità c'è. Sì, mi pare secondo me sì. Le banche non... Oddio, mi dipende poi dalla banca, però non è che sono chiuse o ricevono il suo appuntamento. Quindi secondo me lo sportello dovrebbe essere aperto. Oh, va bene. Ok. La ringrazio tanto. Grazie a lei, buongiorno. Grazie, buongiorno. Ciao, ciao. Un consigliere comunale della lista di piazza, Massimo Codarin, che lavora proprio nel circuito bancario, che era l'altra volta ospite a Sveglia Trieste, ha detto... E noi riceviamo, lui lavora in presenza, non da remoto, noi riceviamo degli utenti che vengono da noi agli sportelli per delle diverse richieste su utenze, servizi eccetera. Capita troppo spesso che questioni risolvibili a casa col computer o anche in altra maniera facendosi aiutare anche al telefono invece sono evase dal vivo, creando comunque lunghe file, eccetera, eccetera. No, quindi l'invito è quello di cercare di utilizzare quanto possibile gli strumenti che non vi facciano uscire di casa. È chiaro che poi c'è chi non ha il PC, chi non ha internet, chi non sa usarlo, chi non vuole, chi non cava boia, chi non ha tempo, chi non è. E allora a quel punto il servizio è comunque fruibile anche allo sportello. A tal proposito, stiamo organizzando noi di Tele4 una fascia da definire adesso pomeridiana o mattutina o non lo so, dove aiuteremo il nostro pubblico che ne ha interesse, ovviamente non tutti, ma speriamo di dare una mano con l'utilizzo del computer, quindi aprire a come si utilizza una PEC, una mail, che cos'è, quali sono i servizi che si possono utilizzare, eccetera eccetera. Andiamo avanti con le telefonate. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Anna. Prego. Volevo solo un'informazione. Io dovrei andare a ritirare un pacco a Sesana. Se posso andare, come... Non capisco se è chiuso il confine, no. Se è aperto, perché non ho né computer né niente. Signora, secondo me a Sesana lei non può andare, perché no, si non può... Non posso andare. No. Cosa, non ho capito, cosa deve ritirare uno? Un pacco. Un pacco. Che mi è arrivato là. Anche mi possono fermare per strada, non so, al confine? Sì. Signora, adesso lei sicuramente non può spostarsi dal comune, quindi ovviamente non può andare all'estero. E comunque i confini della Slovenia sono chiusi, li hanno riaperti solo per 2 ore e solo se il cittadino che non è sloveno ha il servizio che si trova in Slovenia più vicino rispetto all'analogo servizio che si trova in Italia. Faccio l'esempio, se un cittadino di Gorizia risiede a 10 metri dal confine e ha 100 metri il distributore di benzina, può andare a fare benzina in Slovenia perché magari il suo distributore in Italia, a Gorizia, è a 3 km. Ma in questo caso, signora, mi dispiace, ma fino a quando noi restiamo in regime di regione arancione, fino a quando soprattutto la Slovenia ha chiuso i confini, lei non può andare a ritirare questo pacco a Sesana, purtroppo. La ringrazio, io non ho né computer né niente, allora sono un po'... in confusione. No, signora, mi dispiace. Va bene, grazie tanto. Buongiorno. Buona giornata. Andiamo avanti. Allora, un attimo che ho perso. Ecco qua. Buongiorno, sono una ristoratrice e volevo chiedere quando si saprà se effettivamente venerdì possiamo riaprire. Penso proprio venerdì. Venerdì, ma secondo me poi si riaprirà, non da venerdì, no. Ma solito magari dalla domenica. Esatto, sì, non ha effetto immediato, probabilmente o il giorno dopo. Se il decreto viene firmato, pubblicato, eccetera, ma più facile 2 giorni dopo, quindi venerdì per domenica. Poi, altra mail, forse una persona vuole pagare il canone RAI in una sola soluzione e non trovarsi 18 euro ogni bolletta di luce. Però che senso ha? Vabbè, può avere senso per qualcuno, però vado al cielo. Nessun giudizio. Buongiorno Gulotti, è evidente che la cattiva fede del circo mediatico sta nel fingere di non capire che i più non negano l'esistenza del virus, ma la legittimità delle politiche istituzionali e liberticide che si adottano ormai da mesi con la pretesa di combatterlo. Buon lavoro Luca Chiavegatti.
va bene, ci sta. Ma io non sono un negazionista, anzi, sinceramente vorrei tipo lanciare una provocazione. I negazionisti potremmo iniettargli un po' di virus Covid, poi vediamo se pensano ancora che il Covid non esista. Poi politiche liberticide, purtroppo a livello mondiale non esiste un paese che abbia avuto la bacchetta magica o la ricetta miracolosa per sconfiggere questo virus, perché non ce l'ha fatta gli Stati Uniti, non ce l'ha fatta sì, forse la Cina. La Cina però, ripeto, lì c'era l'esercito, non potevi uscire di casa, se uscivi di casa ti arrestavano, quindi quello era un regime, diciamo, liberticida. Adesso abbiamo anche le seconde ondate, per dire, anche in Giappone, in Corea. Nessun paese ha trovato la ricetta magica per battere il Covid, se non, ripeto, l'Australia, ma con 7 mesi di lockdown, che ovviamente è una soluzione che qui non è praticabile. Allora, 2 mail ci portano alle banche. Rispondo alla signora che deve andare in banca: bisogna telefonare in agenzia per prendere appuntamento, non si può entrare senza. Bene. Ci scrive un telespettatore. Poi bisogna sempre prendere appuntamento telefonico, ci scrive una telespettatrice, quindi probabilmente soprattutto se magari sono del settore integrano molto meglio di me la risposta, e quindi indicano che è necessario prendere appuntamento. Sì, Unicredit, una soluzione potrebbe anche essere il pagamento. Devo per forza effettuarlo in banca? Se lo posso effettuare anche in posta, magari posso andare a un ufficio postale lì e non occorre prendere appuntamento. Ci sono le file, però le poste, gli uffici postali sono aperti. Unicredit solo per appuntamento, ci scrive ancora questa telespettatrice. Buongiorno, io ho inoltrato la domanda il primo giorno dei buoni spesa, cioè il 18 novembre, mi hanno già dato il numero di riferimento, la mia amica che ha fatto la domanda dopo di me ha già ricevuto la chiamata con appuntamento, mi chiedo se c'è un ordine per venire chiamato in base alla data della domanda. Credo di sì, penso che secondo credo che l'ordine sia in base a chi chiama per primo. Poi vorrei avere informazioni riguardo al riscaldamento, in quanto il termoconvertitore è guasto, abitiamo in una casa ATER e l'ufficio di manutenzione non intervengono perché dicono che è a carico nostro, siamo in 4 con 2 figli e per problemi economici non ci permettiamo di riparare il riscaldamento e siamo con stufa elettrica. Come possiamo fare? Io credo che sia invece a capo dell'ATER dover riparare l'impianto di riscaldamento. Allora, qua bisogna distinguere una cosa. Meno che non è centralizzato oppure autonomo. No, sì, però dipende anche tra ordinaria e straordinaria manutenzione, no? Per dire, se io ho un termosifone che perde, non è che deve venire a ripararmelo l'ATER, lo devo riparare io. Se invece c'è un guasto all'impianto di riscaldamento, allora interviene l'ATER. Quindi qui bisognerebbe capire se un intervento di ordinaria manutenzione è a carico dell'inquilino, se di straordinaria manutenzione è a carico dell'ATER. Sentiamo una telefonata, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno Gullotta, buongiorno al suo ospite. Buongiorno. No, volevo solo fare una riflessione e sentire un parere vostro, no? Sì. Perché riguardo i migranti, a mio giudizio c'è proprio un disegno che arriva dall'alto, da molto dall'alto, dicono Soros e company, ecco, diciamo così, di far diventare l'Italia proprio un paese tipo Albania, quei livelli se non peggio. Perché diciamoci la verità, dal Papa, pace l'anima sua, in poi c'è tutto un progetto di fare arrivare questi clandestini a flotte intere tutti i giorni, per mesi, per anni, eccetera, eccetera. Il tutto purtroppo con la complicità di tante fabbriche italiane, che piuttosto che assumere italiani, perché ne devono ovviamente mettere le regole e pagarli di più, assumono questi clandestini, che praticamente sono così tanto umani che praticamente li trattano come gli schiavi, no? Anche questi soloni che tanto parlano di umanità, di bontà, eccetera, eccetera, no? Ecco, è questo il progetto che secondo me porterà alla rovina la nostra patria, perché sarà sempre peggio, sempre più gente che lavorerà per meno soldi all'ora, eccetera, e costringerà anche gli stessi italiani a lavorare a quelle paghe, altrimenti c'è il clandestino pronto. Allora, io, scrivendo su Facebook, ho fatto una battuta: se ci sarà qualcuno che finalmente riuscirà a bloccare questo traffico, saranno proprio gli stessi clandestini che, vistosi che schiavizzati, a un certo punto si libereranno e andranno al governo, perché purtroppo l'italiano, bisogna ammettere, ormai è diventato una pecora,
non ci ribelliamo più per niente, salvo per qualche partita di pallone. Abbiamo visto con Maradona, pace all'anima sua, per carità, era un grande campione, ma addirittura a livello nazionale tutti i TG a parlare come se fosse un mostro, un grande scienziato o culminare, che cavolo ne so io, no? Ecco, io purtroppo questa è la mia visione di quello che sarà l'Italia futura. Vorrei sentire un vostro parere, cosa ne pensate, se come dico io, oppure se forse sono troppo pessimista. Vi ringrazio, buona giornata. Grazie a lei, grazie, un suo giudizio che è più che legittimo. Sentiamo l'opinione di Vascotto. Allora, io ho letto tempo fa un intanto articolo... Mi scusi se ne interrompo, sì. Intanto se vedete la piazza è la webcam di Piazza Unità nello stato attuale, quindi questa qua è la situazione all'istante di Piazza Unità con la pioggia e ovviamente pochissime persone in giro. Prego. Ho letto proprio poco tempo fa un articolo del professor Sartori, politologo scomparso da qualche anno. Lui sostanzialmente cosa diceva? Che non è possibile allo stato attuale l'integrazione tra migranti e popolo italiano, perché proprio c'è una differenza culturale e religiosa. Voi anche se notate, quando voi notate i gruppi di migranti, fanno diciamo clan tra di loro, parlano la loro lingua, cioè non è che tendenzialmente vogliono integrarsi diciamo in Italia. Cosa diceva poi Sartori portando questo ragionamento alle estreme conseguenze? Diceva: ma ragazzi, guardate, qua noi continuiamo ad accogliere i migranti, a un certo punto, e passo anche a un faccio un collegamento attuale, con lo Ius Soli, con lo Ius Culture, cioè se noi diamo la cittadinanza a chi nasce in Italia o a chi ha studiato in Italia, finirà che tra 30, 40, 50 anni queste persone creano un bel partito, il partito, che ne so, della Lega Araba in Italia, e questi qua ci governeranno. Questo lo diceva il politologo Sartori, che ovviamente notoriamente non era di centrodestra, no, come idee, quindi era un'idea di un diciamo intellettuale di sinistra. Quindi io personalmente, e penso anche Forza Italia, siamo assolutamente contrari allo Ius Culture, ma anche allo Ius Soli. Lo Ius Soli mi pare esiste negli Stati Uniti, ma io ho là degli amici che sono lì, che lavorano da oramai 15 o 20 anni, hanno due figli nati negli Stati Uniti e forse adesso otterranno la cittadinanza americana. Quindi io, prima di dare la cittadinanza italiana o comunque il diritto di voto ad una persona straniera, ovviamente secondo me ce ne deve correre. E poi il rischio è quello che sottolineava il telespettatore, cioè il rischio del caporalato. Io sfrutto i migranti, perché vado, li mando a raccogliere le pesche, le mele a 2 euro al giorno, e non pago, ovviamente, figuriamoci se pago contributi previdenziali o assistenziali, quindi c'è una sorta di schiavismo moderno. Quindi sicuramente è un fenomeno che va debellato, però ripeto, va anche assolutamente controllato questo flusso ininterrotto di migranti. Ancora una telefonata che sentiamo, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno Tele 4. Buongiorno a lei. Ascolti, volevo darvi solo una domanda. Se mi ho imposta che prelievo la pensione, insisti di avere bancomat. Sì. Sono obbligatori a farlo o no? No. No, no, è obbligatorio, è molto consigliato. No, ma è consigliabile, signora, non giri con contanti per strada. Non sento poco comunque. Dicevamo, non è obbligatorio, ma è altamente consigliato. Sì, vabbè, ma non è obbligatorio. No, che io sappia no. Vascotto, mi conferma? No, no, no. Bon, la ringrazio, per buongiorno. Quanto sappia. Grazie a lei, buongiorno. Grazie. Allora, mi risponde l'assessore Grilli. Tutte le richieste online sono state processate, quelle non online hanno bisogno di un appuntamento e ci vogliono 20 minuti per ogni persona. Ci sono 3.000 richieste, di cui 2.000 online, quindi sono 1.000 richieste di appuntamento dal vivo. Fate voi i conti, le altre le dobbiamo fare con gli utenti in ufficio, quindi facendo ecco, il conto... Ecco, diciamo una cosa, un ufficio che resti aperto 6 ore al giorno, 20 minuti a pratica vuol dire 18 pratiche al giorno. Se ci sono 1.000 richieste... Fate voi. Butto là, magari ci saranno più persone, ovviamente non ci sarà un solo funzionario, certo. Però purtroppo, ripeto, questo è un problema di funzionamento della macchina comunale anche in periodo Covid, quindi sicuramente non può essere imputato all'assessore. Ho altra telefonata, buongiorno. Buongiorno a lei. Prego. Buongiorno al suo ospite. Volevo dare una testimonianza sull'after e sulla storia delle manutenzioni. Prima il signore parlava di riscaldamento. Sì. Guardi che non è proprio così. Allora,
di piccola e grande manutenzione. Allora, un sacco di case Atter con le riparazioni sono stati muniti da come riscaldamento da convettori a base di gas. Queste sono a carico della gente che abita, è costosissimo. Se si ferma il convettore, che è anche molto, molto delicato, e si ferma questo convettore, bisogna chiamare questa ditta specializzata, che solo la chiamata costa sui 50 euro. Stessa cosa riguarda sempre con le riparazioni dell'ATER che hanno fatto negli appartamenti con i citofoni. Anche i citofoni li hanno muniti di citofoni di ultima data, proprio sofisticati, eccetera, eccetera, però hanno un vantaggio, sono carissimi e sono sempre alle spese di chi abita. Io dovevo riparare il citofono, però non era riparibile, diciamo, un componente, e mi veniva a costare 180 euro. Io sto in primo piano, io ho detto all'ATER, mi dispiace, se suono apro, ma se non sento niente chiamo per la tromba delle scale, perché è troppo caro. La ringrazio, arrivederla. Grazie della sua testimonianza, che ci dà modo di associarla alla telespettatrice, al telespettatore che ci ha scritto prima. Intanto nel frattempo mi sono mosso avvisando personale che lavora o comunque che sta nel consiglio di amministrazione dell'ATER. Arriveremo poi anche al presidente per capire cosa ci risponde su questa tematica. Nel frattempo abbiamo ancora poco tempo, vediamo, c'è una mail. Buongiorno, segnalo che la neve sta attaccando anche in strada del Friuli. Trovo che le disposizioni di questi giorni sul piano neve, che non verrà distribuito il sale ai privati, sia veramente discutibile. Abitando in strada privata, che cosa si fa? Questo era per evitare assembramento di gente che va, si prende il sale e se lo porta via. Sì. Questo è. Mi rendo conto che è problematico, però ripeto, siamo in una situazione emergenziale, quindi bisogna fare un po' di necessità virtù, bisogna un po', il privato deve onorarsi secondo me della fornitura di sale. Poi ripeto, adesso la neve sta attaccando, sta aderendo in strada del Friuli, però nulla penso che non sia insuperabile con un paio di gomme invernali, per dire. Adesso sono anche molto diffuse. Tentare un po' di far fronte all'emergenza. Allora, due cose veloci. La prima, faccio vedere ancora dei video sulla neve. Qua siamo a Chiadino. Ma perché ogni volta mi apre? Un attimo solo, ecco fatto. Ora vediamo. Qua siamo a Chiadino Rozzol. La situazione è questa. E adesso vi faccio vedere un altro video. Poi integro con una risposta sempre dell'assessore Grilli, che mi ha appena scritto. Andiamo al secondo video, che è questo qui. Un attimo solo, chiudo uno, apro l'altro, hop, e via. Questa è l'altra situazione, sempre nella zona di Chiadino Rozzol. La neve che nelle aree verdi si sta attaccando, soprattutto poi anche sugli alberi, li vedete qui, e verso la zona dei tetti. Allora, cosa ci dice l'assessore Grilli? Calcola che anche 50 al giorno i tempi sono quelli per le persone. Oltretutto mi dice, l'invito è quello alle persone a farsi aiutare e a sbrigare le pratiche online, si evadranno tutte le domande, ma con i distanziamenti e le procedure ci vuole un tempo tecnico per permettere ragione l'assessore, direi trovare un figlio, un nipote, qualcuno che è un amico, che è un vicino di casa, che è munito di un computer, si fa la domanda online, assolutamente più rapida. Bene, allora, Bernardo Gulotta, Trieste, buongiorno Gulotta, Trieste è noto una città di persone anziane, il comune fa tutto online, della serie come lo via bla 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 del comune, ci scrive ancora Luca Chiavegatti, è chiaro che... Purtroppo siamo in chiusura sull'Ovo Via, va bene, parleremo magari in un'altra occasione, però dico solo questo a spot. 5 secondi, se no ci tagliano. Sì, ci sono città che hanno le funivie, Napoli, Prato. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, do il buongiorno ai nostri due ospiti di questa ora, vi ricordo poi 9.15 e 9.30 avremo due pause pubblicitarie. In studio con noi Marco Prelz della Lega, buongiorno, ben trovato. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. Collegato via Skype Gianfranco De Pinguente di Italia Viva, buongiorno. Buongiorno anche a lei, grazie per questo collegamento. Dunque, io aprirei il discorso con...
ciò che contorna la situazione epidemiologica. Parto da lei, De Pinguente. Il tema dei lavoratori autonomi, delle partite IVA, anche a livello nazionale se ne è parlato parecchio, di come aiutarli, di come non far morire queste categorie, di come poi cercare di far ritornare a lavoro molte persone senza far chiudere le attività. Un suo giudizio? È una situazione drammatica sicuramente, perché obiettivamente da un lato veniamo sconsigliati da accedere a negozi e servizi, dall'altro appunto i negozi soprattutto e la ristorazione poi in particolare, che evidentemente ha delle limitazioni ancora più forti, è drammaticamente in difficoltà. I ristori che si stanno dando, che il governo sta dando, però ovviamente non possono remunerare l'intero fatturato perso e quindi puntano, diciamo, a un indennizzo, diciamo, che è relativo ai redditi persi. E qua ovviamente non sappiamo se tutto questo sarà sufficiente, diciamo, a non far morire interamente un comparto. D'altra parte ci sono anche altri comparti che soffrono, tipo teatro, tipo gli eventi, tipo le manifestazioni in genere, anche lo spettacolo musicale, lo spettacolo anche cinematografico, se vogliamo, e sono tutti settori che obiettivamente sono in una drammatica difficoltà e speriamo di salvarne qualcuno, ma obiettivamente difficilmente si salverà tutto il comparto. Ci sarà una grande diciamo, moria, diciamo, di imprese. E purtroppo questo è un dramma che sta investendo probabilmente un po' tutti i paesi, ma in particolare il nostro, che forse è stato più rigido nelle chiusure. Prelz, poi si vedono anche in giro per città, li vedete penso entrambi, sia De Pinguente che lei, come determinati locali non hanno più riaperto, vuoi per scelta perché comunque non conveniva riaprire, vuoi perché sono davvero falliti. Allora, se pensiamo che solo nel 2016 contavamo 8 milioni e mezzo di partite IVA, ne abbiamo perso negli ultimi anni 3 milioni e mezzo di partite IVA. Il 25% di partite IVA che aprono non andranno in pensione con quelle attività che hanno aperto, quindi sono numeri comunque importanti. Quello che mi dispiace dire, in questa fase si possono anche chiudere le attività, ovviamente per sicurezza sanitaria, però i ristori devono arrivare subito. Ci sono dei paesi come la Germania, ad esempio, che hanno dato il 75% del fatturato dell'anno 2019. Questi sono aiuti che vengono dati e erogati subito alle imprese. È normale che io impresa domani chiudo, ma se poi i ristori arrivano con fortissimo ritardo, anche questione di mesi, per me è mancanza di ossigeno e quindi ovviamente sono destinato a chiudere e non aprire mai più. Sentiamo adesso una telefonata, buongiorno. Pronto? Prego. Pronto, mi sente? Sì, prego. Sì, buongiorno. Ci dica. Il mio nome è Marisa. Sì. Signora, abbassi il volume del televisore, sennò abbiamo il ritorno dell'audio. Sì, mi scusi. Prego, prego, prego. Non ci avevo pensato. Non si preoccupi. Ecco fatto. Ci fatto. Dica tutto. Ecco, per cortesia, ci potete prevedere Catinara e comprensorio dell'ospedale? Perché noi ci dovremmo andare, però si parla di delicidio e allora forse è meglio telefonare e rimandare tutto quello che si deve fare. Sì, lei voleva sapere se? Sì, perché ho provato a chiamare ANAS eccetera, ma non è così semplice ricevere una risposta precisa. Se forse voi potete Catinara, sapere com'è la zona per arrivare a Catinara o Catinara stessa all'ospedale. Ero adesso. Ok, ora noi ci informiamo subito. Nel frattempo però mi diceva Marco Prelz e lui ci è passato adesso, com'è sì, la situazione? Guardi, io sono andato a Basovizza stamattina e le strade sono pulite, tranquille, quindi non ho, io abito sotto Catinara, le posso dire, sono andato direzione Basovizza e le strade sono pulite. Va bene, lo ringrazio molto. Grazie, niente si figuri, buona giornata. Grazie, buona giornata. Torno da De Pinguente per andare a capire in questo caso poi anche di pari passo a quelle che sono le situazioni economiche, la salvaguardia è principalmente sanitaria. Volevo sapere da parte sua
come secondo lei si sta muovendo la sanità regionale, se ci sono state delle scelte che si poteva, che è chiaro che col senno di poi, l'ho detto anche prima, ogni giudizio è condizionato dai risultati che si sono ottenuti, però se secondo lei le scelte intraprese potevano essere diverse, oppure se qualcosa è andato bene o qualcosa è andato male anche sulle politiche prese? Ma obiettivamente noi in questo momento stiamo registrando, cioè non stiamo registrando un calo dei contagi e quant'altro, e stiamo anche registrando una grossa difficoltà in una delle tre T che doveva essere la base, diciamo, per la lotta al virus, che era il tracciamento. Cioè obiettivamente sul tracciamento c'è grossa difficoltà. Sì. Quindi obiettivamente qualcosa non ha funzionato, questo è evidente, perché non si è pensato nei tempi in cui tutto sommato era facile effettuare, diciamo, delle scelte organizzative, cioè la parte estiva, se vogliamo, dell'anno, di quest'anno, non si è pensato a rinforzare alcuni segmenti in previsione, diciamo, dell'arrivo della seconda ondata. E questo obiettivamente è stato un punto di debolezza, diciamo, del sistema nel suo insieme. E poi il problema degli anziani è sempre stato un problema irrisolto alla fine, perché noi ci ritroviamo nuovamente con grossa difficoltà e quindi grossi numeri di contagi sempre nell'ambito degli anziani, case di riposo e così via. Quindi obiettivamente anche là abbiamo, diciamo, forse organizzativamente non siamo intervenuti con efficacia. Allora, mi chiedo scusa, interrompo il discorso sanitario con un'informazione di servizio. L'assessore Polli mi comunica che la presalatura è stata fatta ieri sera, pulite le strade per Catinara e strada per luoghi di effettuazione dei tamponi. Quindi l'accesso all'ospedale di Catinara è in sicurezza e quindi è possibile transitarvi senza pericoli di strada ghiacciata o altri accessi interdetti. Prez, anche lei la stessa domanda in due minuti, che poi siamo in pubblicità. Sì. Se secondo lei le scelte di Federica e di Riccardi in particolare, ma poi di tutta la giunta regionale, sono state intraprese con il massimo sforzo possibile che potesse essere profuso? Sforzo economico c'è stato. Non dimentichiamo che la giunta guidata da Massimiliano Federica ha investito 50 milioni di euro proprio sulla sanità, proprio inerente a Covid, a situazione Covid. Ovviamente certe cose si possono migliorare, ma comunque guardando i bollettini delle altre regioni non è che stiamo peggio delle altre regioni. Questa è comunque una situazione difficile da affrontare, non ci siamo mai trovati in una situazione del genere, né noi ma neanche le altre regioni d'Italia. Per me i governatori stanno facendo un buon lavoro, governatori del centro-sinistra, governatori del centro-destra. Ovviamente ogni tanto il governo dovrebbe anche ascoltare tutte le richieste che vengono fatte dai vari governatori. Punto più critico, l'ha detto prima De Pinguente, credo che sia un dato a livello nazionale, Friuli Venezia Giulia è fra gli ultimi posti per il tracciamento. Questo è importante, perché poi se no si interviene in ritardo, no, De Pinguente? Certo. Sì, prego. Sì, purtroppo c'è... ormai questa seconda ondata ha una caratteristica rispetto alla prima. Abbiamo sicuramente una conoscenza che è entrata nel meccanismo, che ha avuto o è positivo o attende, e quindi, diciamo, tutto sommato è più evidente, diciamo, come funziona il trattamento oggi. E obiettivamente ci sono anche casi dove si aspettano 10 giorni prima di avere una risposta, che magari sarà anche positiva e negativa. Sì. No? Quindi è favorevole da un certo punto di vista, no? E quindi mettendo, diciamo, in grossa difficoltà, metta per la scuola, c'è un ragazzino che è sottoposto a tampone, quindi tutta la classe, cioè, quindi se non funziona con rapidità e con celerità il tracciamento, obiettivamente sono interi comparti che vanno in crisi. Perché? Perché sono tutti in quarantena fiduciaria, e per cui obiettivamente non sta andando avanti il servizio. Ecco, quindi probabilmente là si doveva investire sicuramente di più in previsione della seconda data. D'altra parte in Italia sappiamo che è difficile fare investimenti in previsione di... Sì, l'elemento negativo capita e allora fai l'investimento di corsa, magari affannosamente, cercando in tutte le maniere di sopperire alle carenze, ma le previsioni non si fanno. Vero, vero.
provvisionali non si fanno. Prez, allora arrivo fra lei e da lei fra un attimo, ora sì. Ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo, poi ovviamente andiamo anche su temi locali e triestini. Ci vediamo tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, 9:18 minuti, in studio con noi Marco Prelz della Lega, collegato via Skype invece Gianfranco De Pinguente di Italia Viva. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Volevo porle al vostro commento un qualcosa che mi gira dalla testa sul discorso coronavirus da un sacco di tempo. Sì. Mi pare che l'obiettivo che si sono posti i nostri governanti per portarci fuori da questa pandemia era di impedire i contagi e di conseguenza hanno messo su tutta questa struttura di tracciatura, eccetera. Se invece si cambia la prospettiva e si dice dobbiamo limitare le morti, la prospettiva fa cambiare un po' la visione, perché sappiamo che il 95% di chi è contagiato è asintomatico e quindi può praticamente vivere la propria vita normalmente. Quindi il problema, vedendola su quest'altra prospettiva, era di limitare, isolare e proteggere quel 5% che in qualche maniera avrebbe avuto grosse problematiche nel momento in cui veniva aggredito dal virus, cosa che non è stato fatto, perché oggi tutti i contagi che noi contiamo sono nelle case di riposo e negli ospedali. Ecco, io volevo che si facesse, io guardo ogni tanto il discorso della Svezia. La Svezia non ha messo in campo nulla, ha isolato gli anziani nelle loro aree, non so dove, eccetera, li ha protetti, ha sviluppato i medici di base, i quali andavano a dare in casa le medicine necessarie per combattere quel minimo la pandemia, che poi è simile a un'influenza e ce la ritroveremo negli anni successivi come un'influenza. Quindi veramente non so come andrà a finire, però so che non riusciremo a vincerla. Grazie e buongiorno. Grazie a lei. Allora, ritorno da Prelz su un commento di questo tipo, poi sì. Vado da De Pinguente. Ma mi auguro che riusciremo a sconfiggerla, perché dire che non sconfiggeremo un virus, ne abbiamo sconfitti nella nostra vita tantissimi, e questa battaglia la vinceremo sicuramente. Ovviamente siamo tutti bravi a dire cosa si può fare e cosa non si può fare. Ricordo che comunque quando si devono prendere delle decisioni non è così facile, anche perché vai a prendere decisioni per l'intero paese. Quindi io direi che comunque, una volta che verranno fuori i vaccini, un po' alla volta, secondo me, almeno il 70% di persone riusciremo a vaccinarle e quindi riusciremo anche a sconfiggere questo maledetto Covid. Non sarà facile, perché sicuramente dovremo convivere, per me ancora per un anno e mezzo, secondo me non è dietro l'angolo la possibilità di uscirne, però non posso neanche pensare in modo così negativo come il telespettatore, dicendo non ne verremo fuori. Intanto state vedendo l'area del sincrotrone a Basovizza, coperto di neve, il posteggio, con la situazione attuale aggiornata proprio a pochi minuti fa. Ringrazio Stefano che mi ha mandato il video. Sentiamo intanto De Pinguente, cosa ne pensa su questo quanto sollevato dal telespettatore. È chiaro che la popolazione anziana è la più colpita, c'è chi ha adottato delle misure, l'Italia invece e poi le regioni hanno scelto una linea, quella prima della divisione delle regioni a colori, poi anche delle ordinanze più o meno restrittive. Su quello che ha detto il telespettatore al telefono, un suo giudizio? Innanzitutto io non sottovaluterei il peso di questo virus. In fin dei conti noi abbiamo registrato 50.000 morti finora.
E il dire che 5% è ben cosa poca, potevamo confinare questo 5% in modo tale che non spargesse virus ad altre persone, beh, obiettivamente 5% non è un numero piccolo, che alla fine poi ci ritroviamo con le centinaia di migliaia di casi, quindi obiettivamente credo che andava preso come è stato preso. Chiaro, si può sempre far meglio organizzativamente, si può spingere meglio se su certi segmenti tipo tracciamento e cose del genere, oppure investire nelle terapie intensive, oppure investire maggiormente sulle persone, nel senso di formare persone, togliere alcuni limiti che ci sono stati, come per esempio il numero chiuso all'università, cioè tante cose si possono fare organizzativamente, ma prendere sotto gamba il Covid-19, considerandolo come un'influenza forse un po' più delicata, ma comunque un'influenza, beh, ovviamente mi sembra, non sono assolutamente d'accordo, ma invece penso che è una cosa molto seria, che deriva anche da un nostro rapporto particolare con l'ambiente, per cui noi animali, allevamenti, cose gente, in senso intensivo, cose, sono focolai di nuovi virus e ci troveremo anche un domani, a meno che non cambiamo indirizzo, sul nostro rapporto con la natura, che ci ritroveremo a dover combattere anche in un domani. Non è detto che il Covid-19 sia l'ultimo dei virus che ci arriva. Vero anche questo. Allora, altre informazioni di servizio, sempre per il maltempo: la linea 43 non transita per Svivia, per Potto, Rupin Piccolo, la linea 4 non raggiunge Campo Romano. Poi, sempre ancora per il maltempo, la linea 38 non transita in via Bonomea, corse limitate in Largo Zoppo. La linea 28 non transita per via dei Giaggioli, le linee 2/28 e 64 in direzione città transitano per strada nuova Propicina, perché via commerciale, certo. Come possiamo immaginare in queste giornate, nella giornata di oggi, versano in alcune difficoltà. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Maurizio. Prego. Allora, vorrei fare un ragionamento per migliorare il risultato dei tamponi riguardo al coronavirus. Nel merito, io ho una nipotina che in un asilo triestino aveva un bambino che è risultato positivo. Sì. E quindi la scuola ha segnalato al burlo dove è andata a fare il tampone. Dopodiché, per avere il risultato, il burlo manda ad Asugi e Asugi manda al pediatra di competenza. Ok. Quindi passa del tempo. Sì. Allora, adesso apro una piccola parentesi. Questo tempo parliamo di 2-3 giorni. Sì. E quindi quei bambini là sono argento vivo, è difficile tenerli a casa. Lo so. Ebbene. Allora, proporrei una mezza idea. Quando, anche perché quando la scuola fa la richiesta, nel caso mio, sono 26 bambini e danno praticamente il computo dei risultati in toto. Sì. Da cui i vari pediatri estrapolano la positività o la negatività. Sì. Allora, io chiedo, siccome questi bambini appunto tenere a casa 2-3 giorni in più, oltre quelli di prima che sono stati costretti, non si può fare una cosa: ai negativi mandi alle famiglie che hanno un EMAI direttamente la negatività, quindi senti anche pediatra nel modo che non lo oberi di lavoro, e se sono positivi ugualmente e da Asugi ti prende in carico senza fare tutto il giro praticamente. Ho capito, Quindi lei dice non fare un passaggio di blocco e poi alla fine dividere positivi e negativi, ma fare questa suddivisione prima per evitare poi passaggi inutili più avanti. Esatto, perché comunque c'è del tempo. Ho capito, E tenere i bambini in casa 1-2 giorni in più, e dopodiché, siccome certa gente pensa che non ha la risposta, perché tecnicamente ti dicono se entro 24-48 ore non ti telefoniamo, sei tranquillo, cioè nella serie sei negativo,
sì, ma in realtà potreste essere positivo e certa gente va fuori comunque. Sì, ho bene, capito. Spero di aver dato un punto, come no, certamente, di ragionamento. Buona giornata. Grazie, buona giornata. Questi sono di metodi, come le aveva detto prima anche De Pinguente, sulla tracciabilità ci sono state delle difficoltà, degli intoppi, anche perché poi la situazione un po' è stata... che in realtà un po' si poteva prevedere, credo che questo fosse il punto che voleva sollevare De Pinguente prima, il fatto che dopo marzo, dopo la chiusura totale delle scuole, a pensare alla riapertura di settembre, l'idea a livello centrale poteva essere quella di potenziare il tracciamento, poi declinato anche nelle singole regioni e nelle singole attività degli enti territoriali come, certo, la SUGI in questo territorio giuliano isontino. Dall'altro, come dice il telespettatore, dei passaggi che vanno ad allungare i tempi non fanno altro che mettere in difficoltà non soltanto i bambini, ma anche poi le famiglie e un intero sistema anche scolastico, perché poi si trova a fare i conti con classi a metà, classi, certo, in cui uno magari è positivo, sì, e sì, quindi sì, tutta la classe deve andare in quarantena e fare tutta l'altra fila di tamponi, che però non so se ci sono alternative, eccetera. Il punto di riflessione, secondo me, del telespettatore è corretto. Credo che però poi gli enti regionali o l'ente sanitario abbia in capo anche strategie, magari modelli diversi da poter mettere in campo se dovesse riscontrare che quelli attuali non funzionano perfettamente. Allora, io devo fermarmi nuovamente per la pubblicità. Al ritorno, se volete un commento su questo sistema, assolutamente possiamo dedicarci ancora del tempo. Poi io rientro, già avviso De Pinguente, e gli chiederò quali sono le proposte di Italia Viva per la città in vista delle prossime elezioni. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, come abbiamo già detto più volte, siamo in compagnia di Gianfranco De Pinguente di Italia Viva, collegato via Skype, e Marco Prelz della Lega con noi in studio. De Pinguente, torno da lei se vuole un giudizio sul discorso che aveva fatto il telespettatore prendendo ad esempio il tracciamento negli asili, e poi le volevo domandare, le ho anticipato la domanda prima della pausa pubblicitaria, quali sono le idee sue e le idee di Italia Viva per la prossima tornata comunale? Beh, allora, cioè, per quanto diceva il telespettatore, ovviamente c'è l'investimento in persone, naturalmente, che rende tutto più lì complicato, diciamo, nella gestione dei casi o dei sospetti casi di positività, per cui poi alla fine si trovano coinvolte una quantità di persone, tutte quelle persone che sono stati vicini, compagni di classe, insegnanti e altro, per cui ovviamente poi alla fine il sistema scolastico si inceppa e quindi fa fatica a portare avanti il suo servizio. Per quanto riguarda Italia Viva e le valutazioni, diciamo, sul programma, diciamo, per le elezioni politiche del 2021, sì, beh, noi siamo partiti da un esame della situazione della città. Fondamentalmente questa società ha alcuni punti di debolezza molto, molto, molto evidenti. C'è un calo demografico, diciamo, negli ultimi 20 anni ha perso 10.000 persone, insomma, siamo ormai una città da 202.000 abitanti, quindi insomma una cosa abbastanza ridotta, se vogliamo, no? E questa è un po' alcune criticità, tipo fondamentalmente la crisi del manifatturiero, e quindi insomma la città ha dei disagi sociali in incremento, quindi la città ha chiaramente alcune debolezze alle quali noi pensiamo di agendo sulla leva delle occasioni e opportunità di lavoro per triestini giovani oppure anche persone che vengano da fuori, in modo tale che Trieste si rivitalizzi e cominci a percorrere un cammino di sviluppo fondamentale, perché noi vogliamo che questa città sia una città che cominci a ritrovare un fermento e una capacità di sviluppo che attualmente non si vede e da molto tempo non si vede.
quali sono i punti che fondamentalmente riteniamo importanti, diciamo, per aumentare le potenzialità di lavoro? Sì. Insomma, il riuso del Porto Vecchio è sicuramente una grossa opportunità, la più grossa opportunità che la città abbia mai avuto. Cioè, noi abbiamo 62 ettari e quasi, diciamo, un settimo della città, no? A disposizione per, diciamo, inserire al suo interno tutta una serie di eccellenze, perché Porto Vecchio dovrà essere un luogo di eccellenze scientifiche, culturali e di vario genere, anche dell'economia circolare, cioè tutta una serie di opportunità, e considerare Porto Vecchio come il volano dello sviluppo. Invece oggi viene considerato come una specie di magazzino dove puoi mettere tutto, la piscina terapeutica, piuttosto che qualsiasi problema della città poi va inserito in Porto Vecchio. Altro elemento che noi riteniamo importante è che finalmente vorremmo vedere che la ricerca, di cui abbiamo vari enti, no, vari e anche, diciamo, molto illustri enti di ricerca, si adoperino per conferire, diciamo, opportunità di impresa attraverso le scoperte scientifiche, in modo tale che la ricaduta industriale poi generi e ritornifichi, diciamo, il manufatturiero in città. Ulteriore elemento è naturalmente anche l'avvio dei regolamenti delle zone franche, in modo tale che ci possano essere ulteriori opportunità di lavoro, e dall'altro sostenere il grande sviluppo del porto, che è sicuramente un elemento che ha portato a Trieste già delle grosse opportunità, tipo la piattaforma logistica, l'ingresso di Amburgo nella piattaforma logistica. Barile credo sia venuto qua, perché esiste un porto che ti può portare dappertutto. Ecco, tutto questo però ha bisogno anche di una situazione, diciamo, delle infrastrutture che da un lato colleghi la città finalmente a una velocità al resto d'Italia, e diciamo, attraverso una via veloce che oggi non c'è. Oggi, diciamo, il maggior percorso per arrivare a Firenze è quello da Trieste a Pesaro, no? Il sì. Tempo maggiore che si impiega. E quindi, diciamo, Trieste poi in sé come città ha il problema dell'accesso a nord, quindi anche là bisognerà trovare una soluzione, diciamo, per questo. Quindi Trieste va infrastrutturata nel suo complesso, no? Perché Trieste deve essere anche, oltre che accessibile, diciamo, via mare, deve essere anche accessibile via terra, diciamo, attraverso linee di collegamento che non le isolino come tutt'oggi purtroppo è. Okay. Poi prevediamo, diciamo, anche sul sociale, diciamo, interventi, diciamo, sui 0-6 anni, o comunque per i bambini, i giovani più piccoli, se vogliamo, e anche, diciamo, interventi, diciamo, sulla popolazione che c'è più in difficoltà, quindi anziani e cose del genere. Okay. E poi ovviamente anche sulla cultura, che è certo punto di forza della città. Allora, Prez, vado da lei per invece capire quelle che sono le intenzioni anche sue, in ottica poi delle sue idee in pratica, di come vede la città nel futuro mandato, e poi chiaramente, tornando da De Pinguente, chiederò cosa secondo lui non sta andando bene della giunta di piazza, o quali scelte sono state oggetto magari di maggiore polemica per cui volete andare in discontinuità. Prez, a lei, prego. Allora, comincio dalla piscina terapeutica. Tanti ne hanno parlato, io non voglio sicuramente prendere meriti che non ho, perché più di qualcuno ha portato l'acqua al proprio mulino proprio sulla questione piscina terapeutica. Sappiamo che c'è una petizione in corso, sappiamo che il problema principale per tantissimi cittadini, e quindi bisogna assolutamente trovare prima possibile la possibilità, quella di collocarla in questo momento in Porto Vecchio, anche perché non dimentichiamo, questa è ancora bloccata, e se non fosse bloccata, secondo me si può già partire con rifacimento anche della ex piscina terapeutica dopo il suo crollo. Poi, se ne riusciamo ad avere due, meglio ancora.
Quello che non sono d'accordo è che il porto di la zona Sdemaniata sia usata dal centrodestra come magazzino e inventano tutto quello che non riescono a sistemare, non lo condivido. Ci sono già incontri anche con il sindaco di piazza, con varie entità che vorrebbero appunto collocarsi all'interno del porto per dare, e sono d'accordo anch'io, che lo sviluppo proprio sul lavoro può essere il porto. E secondo me è il punto più forte per lo sviluppo del mondo del lavoro sulla piazza di Trieste. Poi ci possono essere tante start-up, ad esempio, ecco, per venire incontro ai giovani possono esserci create tante start-up dove appunto in questo momento non trovano sbocco. Per quanto riguarda le infrastrutture, è un problema che non arriva a oggi con la giunta di piazza oppure con la guida della regione di Massimiliano Fedriga, è una cosa vecchia data. Sicuramente vanno potenziate le infrastrutture, a suo tempo anche grosse compagnie che si trovano sul nostro territorio avevano detto che questa era la più grande carenza, parlo di aeroporto, potenziamento anche dell'aeroporto, soprattutto sui scali Milano-Roma, e ovviamente l'alta velocità che darebbe un qualcosa in più alla nostra amata Trieste. Per quanto riguarda i miglioramenti, ci possono essere, ecco, ad esempio io guarderei di sensibilizzare un attimino la Trieste del futuro anche sui disabili, che in questo momento diciamo sono un attimino lasciati in disparte, ma non solamente da questa politica, ma poi in generale. Quindi alla fine darei comunque un aiuto in più a tutto il mondo dei disabili e alle varie associazioni che ne fanno parte. E sicuramente è una città prevalentemente di persone anziane, quindi ovviamente va dato loro il massimo sostegno e cercare di dare la possibilità ai nostri anziani di vivere il meglio possibile la loro vita. Penso che la giunta guidata da Roberto Di Piazza non sia una giunta che non ha lavorato bene, anche se purtroppo la politica che a me dà molto fastidio è sempre la politica dell'attacco verso chi era prima, chi era dopo. Allora io guardo il futuro, guardo quello che potrei creare io con domani e che valore aggiunto potrei dare io alla politica locale. Quello che hanno fatto prima a me poco interessa, anche perché il cittadino, diciamoci la verità, di queste scaramucce tra partiti o tra esponenti di partito poco importa, bisogna dare risultati, proposte. Il cittadino guarda questo, poi alla fine che io ho fatto una cosa positiva, tu l'hai fatta negativa, poco importa. Questo è il grande errore, purtroppo, della classe politica. Quello di soffermarsi sempre sulla critica, quello ha sbagliato, io avrei fatto così. Niente, ha sbagliato, bene, non lo devi dire, vai avanti per la tua strada, porta appunto proposte, perché poi alla fine il cittadino vuole questo, vuole le proposte e vuole un miglioramento della propria vita sul suo territorio. Sentiamo una telefonata, poi torno da De Pinguente. Buongiorno. Buongiorno Gulotta e buongiorno ai suoi ospiti. Buongiorno Ivea, prego. Ivea, grazie. Allora, io non parlo di politica oggi, anche se a me sta sul cuore la politica. Parlo del tempo. Sì. Lei sa dove io abito, no? Sì. Sono felice che hanno presalato attorno all'ospedale di Catinara. Sì. Però, cosa che gli altri anni succedeva, qui non è stato presalato niente. Tanto che lei mi sembra ha detto che è stata sospesa anche la 28, via commerciale. Sì.
giusto? Sì. Eccolo. E le dico allora, anche che la linea 6 non raggiunge Grignano, inverte la marcia al bivio di Miramare. Già che ecco, siamo. Allora io penso che la CEGAS o chi per loro dovevano pensare a queste cose. Inutile che mi mettano sacchi di pesanti di sale sugli angoli delle strade. Io ho scoperto ultimamente col Covid di essere fragile. Sono fragile, no? Allora ieri sono andata a prendermi 3 bei sacchi di legna su a Basovizza, mi sono isolata al contatore dell'acqua che l'ho in mezzo alla strada, qui da me ci sono 1 grado e 9 decimi, eccolo. Allora io vorrei che il comune pensasse a queste cose, perché ormai a 74 anni, visto che sono fragile, io il sale sulla strada non lo getto più e non so che cosa succederà, perché qui si scivola con l'asciutto, si immagini con questa mattina c'era un inizio di gelicidio, ero sudata, adesso è cominciato, i tetti sono bianchi, sta nevicando, ma non sta nevicando poco, per cui io non ho nessun problema. Però penso che le persone che dovranno andare su per via commerciale o altro avranno questi problemi. Anche gli anziani, visto che si parlava di anziani, signor Gino ha detto che bisognava isolarli, non credo che lui sia tanto giovane, non so se si è auto-isolato. Eccolo, ecco, dovevo dire la mia, mi scusi. Va bene, non si preoccupi. Buongiorno Marco, arrivederci. Grazie, grazie, buona giornata signora. Allora, De Pinguente, torno da lei, intanto la foto che vedete di Malchina, e ringrazio la telespettatrice che ce l'ha mandata, la situazione è questa, la strada è in queste condizioni, poi nel corso delle nostre dirette faremo vedere anche noi dal vivo la situazione. De Pinguente, torno da lei perché lei ha lanciato giustamente delle proposte, Prez non era d'accordo sulla destinazione del Porto Vecchio come luogo dove raccogliere tutte le idee, volevo sentire una sua risposta insomma. Beh, allora... Prego, prego. Non ho fatto nessun tipo di accusa, cioè non ho attribuito per esempio il discorso delle infrastrutture diciamo a questa o quella giunta, e evidentemente è un discorso che però la situazione delle infrastrutture sia una palla al piede per un eventuale sviluppo della città, questo dobbiamo dircelo. E quindi una giunta comunale dovrà sicuramente nel suo futuro interloquire con Ferrovie dello Stato, con lo Stato stesso, col governo, cose del genere, perché deve esserci la possibilità di avere diciamo, un collegamento adeguato per la città, soprattutto con una città che ha le potenzialità di sviluppo. Quindi io obiettivamente non ho né attribuito colpe né attaccato, anche perché ci sono altre cose insomma, che si potrebbe dire di questa giunta, cioè diciamo, certi atteggiamenti che ha assunto o certe aperture che ha avuto nei confronti di movimenti obiettivamente discutibilissimi dal punto di vista della democrazia. Quindi, come tutto sommato mi pare che non ci sia stato diciamo, nei confronti delle categorie deboli diciamo una adeguata attenzione, e per cui abbiamo visto degli episodi veramente che hanno reso cupo l'ambiente della città, ma comunque queste sono altre cose che quindi per quanto riguarda i temi come per esempio non so la piscina terapeutica. Sì. La piscina terapeutica, d'accordo che adesso è sotto sequestro, ma io ho assistito anche alla commissione trasparenza via web, alla commissione trasparenza dove il funzionario comunale Conte ha dato delle così, aspettative abbastanza concrete che entro dicembre si sarebbe dichiarato. Poi ho sentito il sindaco che invece qua su Tele4 a Ring ha detto che invece no, ma mai più. Probabilmente maggio, giugno, si mettessero d'accordo, insomma, cioè, ovviamente sono cioè governo del comune e funzionari del comune si mettessero d'accordo, su quando, anche perché, ripeto, tutto sommato questa differenza di qualche mese non sposta il problema. Nel 2028, quando sarà finita la concessione, il comune dovrà consegnare al concessionario
io, anzi il concedente, scusate, sì, dovrà consegnare il manufatto perfettamente funzionante e quindi evidentemente le spese dovrà farle. Allora tanto va a fare le spese adesso di ristrutturazione dell'impianto. Ok. Perché se no, a questo punto è una, cioè, faccio un po' del financing di dove probabilmente i promotori mi chiederanno anche un certo intervento e dopo devo spendere la ristrutturazione del manufatto mi si dice no, vabbè, ma non sarà da rifare il manufatto, probabilmente ci sarà da dare un risarcimento, diciamo, al concedente. E vabbè, ma sempre soldi sono, tutto sommato, se quei soldi li destino alla ristrutturazione, probabilmente risolvo subito un problema, mantengo, diciamo, quella abitudine che avevano le persone che si recavano per le cure nello stesso sito, nello stesso luogo, come si erano sempre organizzate per arrivarci, per non spendere due volte. Prez, sulla Comarina? Ma ad oggi non è che Roberto Di Piazza ha detto che non possono partire i lavori di questa che purtroppo è crollata. Ad oggi, per oggi come data, non è ancora possibile, però non è detto che non vuole fare una piscina. Giustamente lui dice, se i tempi sono un attimino più lunghi, devo trovare assolutamente un'altra collocazione immediata per dare quel servizio ai cittadini, perché è dovuto, aspetta di diritto a quelle persone che ad oggi non hanno la possibilità di curarsi. Quindi nessuno ha detto che non verrà fatta una piscina. Tra l'altro mi sembra che rifarla nella stessa area costerebbe all'incirca 3 milioni di euro. Quindi non è che c'è stata una chiusura. E si è parlato tanto di questa piscina terapeutica, tanti ci stanno marciando sopra e stanno prendendo meriti che non hanno, perché sappiamo da chi è partita una petizione che poi verrà depositata al comune e verranno chieste determinate cose, garanzie al comune. Poi gli altri mi pare che si stanno un attimino prendendo la bandierina per portarla a casa propria e farla sua. Quindi noi, diciamo, quello che dicevo prima, non entriamo sempre nella polemica dei partiti di dire ho fatto questo, ho fatto quello. Allora, il progetto c'è per il Porto Vecchio di farla in Porto Vecchio, però c'è anche la possibilità di nessuno ha messo il veto di dire lì non si potrà più fare. Ma col discorso del contratto, questo credo che chiedesse De Pinguente, no? No, quello del contratto. Cioè col fatto che si debba restituire, non sì, ha senso farla direttamente là senza che fa. Penso che Roberto Di Piazza non ha detto là non la faremo più, si riferiva all'ultimo intervento di Ring, lui non lo ha detto addirittura io se posso do due piscine a Trieste, è inutile che lei faccia così con la testa, perché è il solito discorso che dobbiamo sempre sparare sull'altra classe politica, non guardando mai gli interessi dei cittadini della propria città. Questa è una politica sbagliata, sempre di puntare il dito sugli altri. Quando eravate al governo, siete al governo, pensate ai ristori, che la gente muore di fame. Pensate a questo invece di dare sempre le polemiche, perché in questo momento questo è il risultato. Voi siete al governo e non state facendo assolutamente nulla. State mettendo in ginocchio un intero paese. Dopo la situazione emergenziale del Covid ci troveremo in una situazione ancora più peggiore emergenziale, che è quella della povertà. E faremo morire tantissime imprese e mettendo in strada milioni di lavoratori. Pensiamo a sistemare questo invece di farci le scaramucce, perché ripeto, a livello locale nessuno ha mai messo il veto, diciamo, di dire nasce in Porto Vecchio e non viene rimessa e non viene risistemata la piscina che è crollata. Nessuno ha detto questo. In questo momento, oggi come data, questo non è possibile, penso che lei sia d'accordo. Oggi come data questo non sia possibile. De Pinguente, prego. Sì, sono d'accordo che oggi non è possibile perché è stato sequestro.
Però non mi pare che ci sia questa apertura, diciamo, mi pare che invece l'indirizzo era quello di andare verso un nuovo impianto, diciamo, con caratteristiche anche parzialmente diverse, perché ovviamente là si tratta più che altro di una spa piuttosto che di una piscina terapeutica come era quella che si dovrebbe sostituire. Per cui mi pareva che questa apertura non ci fosse. Poi, cioè, mi permetta, Prez, credo che quando ci dibattiamo su idee, beh, ovvio che abbiamo idee diverse, no? Io farei così e tu faresti in un altro modo. Ma questo non significa, diciamo, attaccare... No, qualsiasi idea che viene dall'attuale giunta, dal sindaco, cosa del genere, è indiscutibile. E no, si discute perché le idee sono diverse. Nessuno ha detto che il sindaco fa posta, che il sindaco non si accorge delle cose. Nessuno ha detto questo. Stiamo dicendo che, secondo noi, no, e infatti abbiamo fatto anche qualche mozione, cioè non personalmente, ma abbiamo fatto nell'immediato del crollo, diciamo, perché ci sembrava la cosa più efficace, più semplice e più corretta da fare. Ma siamo su due idee diverse. Se il sindaco ritiene che... allora io inserisco un altro elemento. Cioè, il Porto Vecchio obiettivamente non deve ricevere tutto quello che non funziona in città o lo spostamento di intere attività. Per esempio, faccio un piccolo esempio, la regione che intende trasferirsi in Porto Vecchio. Ma no! Porto Vecchio non deve diventare la risistemazione degli enti della città. Non è così che andiamo a sviluppare Porto Vecchio, anche perché poi quello che si lascia in città alla fine diventerà un'altra zona in degrado, perché non è possibile pensare che tutti gli uffici regionali vengano rilocati ad altri soggetti rivenduti. Non è possibile. Okay. E quindi resteranno uffici vuoti, pensi, non so, agli uffici che ci sono Pinguente, sopra Pinguente, mi sembra che comunque abbiamo intanto un bellissimo centro congressi e penso che su questo lei sarà d'accordo. Abbiamo avuto ovviamente la sfortuna di non metterlo operativo subito, immediatamente, perché non dimentichiamo, potremo portare l'assemblea degli azionisti di assicurazioni generali e quindi dare più spazi. Potremmo portare un congresso dei medici che in questo momento vanno piuttosto sulla costiera romagnola e lei lo sa benissimo. Quindi diciamo che abbiamo anche creato una struttura e un centro congressi che per me è un gioiellino e lo abbiamo messo ovviamente nel punto dove potevamo fare un centro congressi come Dio comanda, come la città chiede, perché lo ha chiesto per anni. Avevamo la marittima che non era più adatta a determinate cose. Quindi non è che siamo e vogliamo creare, come dicevo prima, il magazzino per mettere tutte le cose che non vanno più bene nella città e li mettiamo. Sappiamo benissimo che abbiamo in mano un potenziale enorme per il futuro di Trieste e lo sviluppo economico di Trieste e tantissimi posti di lavoro. Quello che diceva prima lei, tanti giovani che purtroppo hanno dovuto abbandonare le nostre terre possono ritornare a casa nostra. Io almeno questa politica voglio per il futuro della mia città. Se domani avrò la possibilità di rappresentare i cittadini, io porterò avanti queste tematiche che sono sempre state per me al primo posto. Grazie, sviluppo Prez. Della città. Noi dobbiamo chiudere, grazie a entrambi, sia a Marco Prez in studio che a Gianfranco De Pinguente di Italia Viva, collegato con noi in videoconferenza. Grazie a tutti e due. Poi è chiaro grazie, che... saluti a tutti. Grazie, buongiorno. Grazie De Pinguente. È chiaro che il tema Porto Vecchio sia molto attuale, ne sentiremo parlare ancora. Ci fermiamo per quanto riguarda Sveglia Trieste. Buona giornata.